Fabio, dunque oggi pomeriggio si giocherà l'ultima partita di un ciclo di 5 che non hanno soddisfatto. Noi arriviamo da una vittoria, la vittoria del recupero infrasettimanale della seconda giornata di campionato, la sfida tra Palermo e Brescia allo stadio Barbera. È arrivata questa vittoria che sicuramente ha fatto morale, così come si dice solitamente in questi casi, anche se si è visto poco gioco, definita dallo stesso Corini brutta, sporca e cattiva. E allora dobbiamo cercare di verificare oggi esattamente come stanno le cose, quindi definiamola quasi una partita verità, quella che si giocherà tra meno di 30 minuti allo stadio Renzo Barbera alle 16:15, Palermo-Cittadella. Vado subito a salutare chi è presente in studio questo pomeriggio. Partiamo dalle donne, Umberto, partiamo dalle donne perché è una rarità, sì. Non capita spesso di avere una donna che vuole commentare di calcio insieme a noi nel nostro studio. È arrivata con tutto il suo entusiasmo e anche con il suo impareggiabile stile Alessandra Salerno. Buon pomeriggio Alessandra. Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitata. Ieri abbiamo tremato, no? Mi ha detto, ho avuto qualche linea di febbre, io ho detto vuoi vedere che non riesce, perché noi ci siamo visti in questi ultimi anni di pandemia soltanto in collegamento, però poi si sente questa necessità del contatto. Assolutamente sì, infatti tra l'altro complimenti a TGS per questi studi nuovi, no? Non li conoscevi? Non li conoscevo ancora, vi avevo soltanto visto dall'altro lato del computer, quindi finalmente sì, posso toccarvi. Bellissimo, che dire, Alessandra Salerno la conoscete tutti, sapete, una bravissima cantante, è venuta senza autoarp oggi e con una grande voce che veramente scalda il cuore. E poi lo abbiamo visto in questi ultimissimi anni in collegamento, è una tifosa del Palermo, ha pure la maglia, il suo bambino. Sì, esatto, il mio bambino ha tutto, ha la maglia, la copertina, tra l'altro voglio dire c'ho papà, sì, mio fratello, quindi di famiglia sono tutti super tifosi, sì, per cui diciamo il merchandising baby del Palermo viene curato con grande attenzione da nonni e zio. In questo momento noi immaginiamo che stiano lì, no? Esattamente, in questo momento ci stanno guardando, ecco, sì. Un occhio anche ad Alessandra che è qui con noi. E poi ovviamente non può mancare il commento del nostro scouting Umberto Calaiò. Buon pomeriggio Umberto. Cinzia, buon pomeriggio Alessandra, caro. Buon pomeriggio a tutti. Andiamo tra le noti dolenti, perché io dicevo prima, può rappresentare veramente una sorta di partita verità, 5 partite che hanno fatto come dire, riflettere tantissimo e anche hanno suscitato delle preoccupazioni e perplessità su questa squadra per la quale la società ha speso tantissimo. Ricordiamo che il Palermo è stato quello che ha speso di più durante l'organizzazione, sì, della squadra in sede di mercato. Quindi veramente ci si aspettava, come dire, una grande cavalcata, un po' come quello del Parma. Ma qualcuno dirà, ma perché? Avete guardato la classifica, siamo terzi, tutto sommato siamo terzi, quindi questo in realtà non dovrebbe far preoccupare più di tanto, ma è l'assenza di gioco che si critica. Sì, è un po' un leitmotiv della stagione che fa un po' da seguito anche un po' a quello visto l'anno scorso, però gli interpreti sono diversi, Cinzia, abbiamo, sì, hai detto bene tu, il Palermo comunque ha investito su un parco giocatori da mettere a disposizione mister Corini e soprattutto tanta qualità, cercando di costruire questa squadra con un sistema di gioco con un 4-3-3 utilizzando le doppie coppie, quindi proprio, sì, i giocatori con i doppi ruoli, quindi se manca un tipo di giocatore ce n'è un altro in sostituzione. Questo non fa altro che complicare, secondo me, i compiti di un allenatore che è costretto, ahimè, un po' per necessità perché ci sono tante partite, un po', sì, perché magari alla lunga qualcuno può avere infortuni e squalifica, però ecco, abbiamo visto quanto sia poi importante creare come dire un 12-13 giocatori di base, cioè giocatori che cercano un po' poi di trovare le giuste misure, certo, di trovarsi, di combinare tra di loro e quindi avere poi della sintonia. Poi vediamo, perché il Palermo ha anche giocatori che vengono da passate stagioni, che sono veramente leader di una squadra, che sanno accettare anche il ruolo da comprimari, tipo Marconi, esatto, che oggi parte titolare, ma così come Valente, che è partito titolare. Allora, tu hai parlato settimana del 4-3-3, in realtà la partita scorsa, quindi proprio qualche giorno fa, mercoledì, abbiamo visto un cambio tattico da parte di Corini e anche di elementi, insomma è passato al 4-3-2-1 e poi abbiamo visto l'inserimento, lo
dicevi prima tu, di Marconi, che ha ben figurato perché poi ha dovuto prendere il posto di Ceccaroni e purtroppo sarà fermo per qualche settimana, esatto, perché ha uno stiramento al quadricipite femorale, e poi anche l'inserimento di Valente, che è stato grande come sempre. Sì, no? Assolutamente sì, lui è un giocatore che veramente fa la fascia tutta, quindi cerca di aiutare il terzino quando va in sofferenza, ma allunga la squadra quando c'è di bisogno ovviamente di portarsi sul il terzino e quindi dare spazio e lasciare libero questo corridoio per Mateiu, che agisce sulla sua fascia o addirittura dalla mezzala stessa. Sì. Però un po' per riprendere il discorso di prima, sì, è vero quello che dici Cinzia, che il Palermo ha cambiato impianto di gioco, ha modificato un sistema di gioco, però io sono più dell'idea che più che cambiare il sistema di gioco è il giocatore che viene utilizzato che attraverso le sue caratteristiche riesce magari a modificare in corsa il sistema e la partita, anche perché gli avversari... Pensiamo a Koulibaly per esempio, che si è spostato esatto, in avanti. Ci riferiamo a Koulibaly, ecco, come era capitata ad Henderson a Modena, che si alza, quindi si stacca da questa linea dei centrocampisti, che inizialmente proprio per un fattore visivo parte magari a fianco di Gomez e Stulaz e poi chiaramente va ad aggredire il centrocampista centrale, allora, che va un po' a costruire il pedine gioco. Importanti, l'allenatore ha detto spesso 22 calciatori, io tutti da poter utilizzare, praticamente stanno ruotando più o meno tutti tranne il portiere, quindi è solo il secondo portiere che poverino rimane il più sfigato perché non viene utilizzato. Alessandra, qual è il tuo calciatore preferito in questa stagione? Ne hai qualcuno? Ne hai individuato uno su cui punteresti sempre e comunque, che ti dà una grande affidabilità? E poi andiamo da Giovanni Di Marco per le formazioni. Ma guarda, non vorrei sbilanciarmi perché diciamo secondo me i giochi sono ancora molto aperti. Certo, speriamo non troppo, eh? No, è chiaro, speriamo non troppo, però ti dirò dopo perché ne ho due, vediamo un po' va come bene, si comportano. Allora andiamo al Barbera dove c'è Giovanni Di Marco e così conosceremo subito le formazioni, perché mercoledì è arrivata la vittoria, ma avrà riconfermato tutti quelli che sono scesi in campo qualche giorno fa? Sentiamo. Sì, eccomi qua Cinzia, dunque abbiamo la formazione del Palermo e come si poteva immaginare, considerato l'impegno ravvicinato, ci sono un paio di novità, innanzitutto in difesa dove torna titolare Aurelio Lund, che ha finito in sofferenza la partita con il Brescia, mercoledì dunque si accomoda in panchina, di nuovo Aurelio titolare, non giocava titolare dalla sfida persa in casa con il Cosenza, per il resto comunque a parte il match appunto della settimana con il Brescia, in qualche modo aveva sempre giocato, uno spezzone di gara Corini ad Aurelio l'aveva sempre concesso. Andiamo a centrocampo invece dove ci sono conferme, perché c'è ancora Koulibaly decisivo contro il Brescia, dunque riparte ancora dal centrocampista senegalese con Gomez e Stulaz a completare il reparto. Davanti invece le novità principali, perché confermato Brunori, vanno però in panchina sia Mancuso che Valente e giocano dal primo minuto Di Mariano, che torna dunque titolare dopo diverso tempo, e Insigne, che non aveva giocato contro il Brescia, era stato in panchina. Questa è la formazione del Palermo, ovviamente sottolineiamo l'assenza di Ceccaroni in difesa e l'innesto dal primo minuto di Marconi, ma questo insomma era dato per scontato, Marconi accanto a Lucioni con Mateiu ancora a destra. Ricordiamo che è tornato Segre, che si accomoda in panchina, gli assenti sono Di Francesco e Vasic, che non ha recuperato, oltre ovviamente allo stesso Ceccaroni. Dunque questo il Palermo che affronta il Cittadella con l'obiettivo di conquistare un'altra vittoria e stare al passo del Venezia, che vincendo contro il Catanzaro nell'anticipo di questa 13ª giornata si è portato a più 4 sui rosanero. A voi. Grazie Giovanni. Dunque intanto Cala, io mi sento di fare i complimenti a Venezia, che ha fatto una grande partita nella giornata di ieri, che si piazza così al secondo posto. Devo dire che si tratta a questo punto di un avversario molto temibile, ovviamente ci sono delle squadre che lottano per la promozione diretta, il Parma è evidente ormai dall'inizio del campionato, ci saremmo anche noi che vorremmo non fare i playoff ma andare direttamente in Serie A, ed è come ha detto prima Alessandra Salerno,
ovviamente i giochi sono ancora aperti, c'è questo campionato lunghissimo, c'è ancora uno scorcio del girone di andata, poi c'è tutto quello di ritorno. Quindi Venezia ha giocato ieri, c'è anche qualche altra partita che si giocherà questo pomeriggio. Andiamo a salutare Gabriele Messina. Buon pomeriggio Gabriele. Buon pomeriggio Cinzia, un saluto ai nostri amici in studio e naturalmente anche a chi ci segue da casa. Palermo Cittadella è uno stress test importante per il rosanero. Corini vuole continuità dopo la vittoria contro il Brescia e naturalmente si aspettano lo stesso anche i nostri tifosi. Noi racconteremo questa partita attraverso il commento dei nostri tifosi a casa. Inviateci i vostri messaggi al 335-135-6928, li leggeremo in diretta durante tutto il corso della gara. Parlavate poco fa di partite che si sono disputate nella giornata di ieri, perché è successo un po' di tutto. A sorpresa la Sampdoria è riuscita ad arrestare la scia positiva del Modena vincendo 2-0 in esterna. Vince anche il Como in casa dell'Ascoli. Como che piano piano continua la sua risalita verso la parte alta della classifica. Vittoria anche per il Cosenza sulla Reggiana per 2-0 e poi un altro pareggio dopo Cosenza per la Feralpi Salò, questa volta 3-3 contro il Bari. Vince anche il Pisa in casa del Südtirol per 2-1 e poi, lo dicevamo poco fa, la vittoria del Venezia 2-1 sul Catanzaro che proietta i lagunari a più 4 sul Palermo. Catanzaro che è in crisi nera dopo una scia di sconfitte che dura ormai da 3 partite. Oggi cosa succederà? Perché insieme a Palermo Cittadella scenderanno in campo altre squadre, si giocherà Brescia-Cremonese, poi sempre alle 16:15 Lecco-Parma e chiuderà questa giornata Spezia-Ternana. Ok, grazie Gabriele. Allora mandate i vostri messaggi, che noi vogliamo sempre conoscere i vostri pensieri. Ovviamente spesso capita che non sono d'accordo magari le loro esternazioni con quello che si dice qui nel nostro studio. C'è grande rispetto per tutti. Abbiamo sentito anche la domanda ieri di un giornalista che chiedeva a Corini come mai, nonostante il terzo posto, fosse così criticato, no? Perché sono tanti i tifosi che addirittura... Corini oggi non c'è in panchina, non siede perché è squalificato, esatto. E c'è il suo secondo, l'Anna. Sai che attorno a me ho sentito tanta gente incontrata per strada al supermercato che mi ha detto: meno male che non c'è Corini. Ragazzi, questa è una cattiveria incredibile, ma come si fa? Secondo te perché questo accanimento contro... Poi lo chiediamo anche ad Alessandra. Ma lui, i tifosi rimproverano il fatto che per certi versi intanto è ripetitivo magari nella comunicazione, perché spesso magari però a comunicare, è bravissimo a comunicare, parla benissimo, comunica bene, però tante volte magari questo famoso percorso, questa famosa attitudine spesso magari un po' logora e dà fastidio. Infatti molti di quei gag, attenzione, perché ha minacciato di rispondere tra l'altro anche in conferenza stampa la scorsa settimana pre-gara con il Brescia lui un po' ha punzecchiato dicendo io so chi è che vuole bene al Palermo, ti ha fatto una tragedia, no? Vuol dire fatto che una lui tragedia segue... per un punto in 3 partite, però ragazzi se non ci si preoccupa dopo aver realizzato un punto in 3 partite quando ci si deve preoccupare, ovviamente, giusto? Dicevo che è anche un po' per il gioco, nel senso che c'è chi imputa a Corini una mancanza magari di manovra veloce, certo, l'organizzazione insomma, sì, perché tu dici l'anno scorso comunque ci hai raccontato un po' che dovevate consolidare, altra parola, altro termine utilizzato e abusato anche un po' dal mister, consolidare magari la categoria. No, scusa, quest'anno stavo guardando il volto soddisfatto, scusa se ti interrompo, di Mariano amico bellissimo. Tuo, no? Sei un amico di famiglia. Sono un amico di famiglia, peraltro saluto perché ci seguono tantissimo la famiglia Schillaci, Giovanni, Giuseppe, il papà di Totò stesso, spesso e volentieri, perché... ovviamente andandosi Mariano, ad allenare in quel campo certo. Sa perfetta, poi peraltro Francesco è un ragazzo che è cresciuto sul territorio, è cresciuto lì, l'ho visto veramente crescere da insomma piccolino. Rammaricato per questi infortuni in questa prima parte di stagione, perché per lui assentarsi dal campo è veramente pesante. E allora intanto volevo porgere devo fare un altro saluto, perdono perché ogni tanto io poi andiamo lunghi con le puntate. No,
con Manuel Minacori, che è un bambino graziosissimo, sì, che ci sta seguendo tutti. Sicuramente, sì. E poi il gruppo della scuola Calcio Mia e il gruppo dell'istituto Pertini, che sono i ragazzi con cui insomma io mi diletto ad andare a insegnare, sì, calcio. Ma sai che oggi c'è bello. Un cantante che si collega con noi, eh? Che fa della trap, che mi ha detto che è stato tuo allievo? Sì, Marco Pilotta, ecco. E anche Nicola Padorno, che è il barman che si dovrebbe tutti ricollegare. Due. Sono tutte e due, sì, miei ex allievi. Sì, cose, sì, incredibili. E allora, sì, stavamo, sì, parlando di Corini, per te invece è un allenatore apprezzato? Ma guarda, io dico solo che, visto il potenziale di Corini, sì, diciamo che potrebbe far meglio. Potrebbe far meglio, diplomatica. Io mi mantengo sulla diplomazia, perché ci pensano i tifosi, diciamo, allo stadio un po', certo, ad ammazzarlo. Io so che non è voluto proprio benissimo, però insomma... Ancora c'è margine, come dico. Ancora io porto la speranza. Ragazzi, oggi può essere che oggi veramente viene fuori un partitone al Barbera, dove, nonostante le critiche, quello che mi piace sottolineare, i tifosi comunque supportano la squadra e vanno allo stadio. 17.000, sì, sì, circa nella partita di mercoledì, ma la gente lavora, la partita era alle 18.30, quindi assolutamente lecito che in molti non siano stati presenti. E oggi, intanto, leggevo proprio la media degli spettatori al Barbera per questa prima parte di stagione pubblicata dal Giornale di Sicilia, che diceva addirittura di 24.000 spettatori di media, ragazzi, in questa, sì, classifica, sì, il Palermo è primo. E oggi quanta gente ci sarà allo stadio? Lo chiediamo, lui ad occhio e croce li avrà contati, secondo me, a Giovanni Di Marco. Giovanni, rieccomi, Cinzia, è difficile fare previsioni sul numero di tifosi che assisteranno a questa partita. Il tempo, nel senso di tempo meteorologico, sicuramente non aiuta. Pochi minuti fa è venuto giù un acquazzone, i tifosi sono in maniche e corte, di certo c'è, insomma, che il Cittadella non ha un grandissimo appeal, però insomma c'è un certo movimento, per cui l'idea che si possa arrivare a 20.000 tifosi sugli spalti del Barbera questo pomeriggio non è poi così peregrina, secondo me, lo scopriremo più tardi. Di certo il Palermo non ha fornito dati durante la settimana, e questo testimonia anche il fatto che non c'è stata la corsa al biglietto. Però lo sappiamo, insomma, spesso i palermitani si svegliano all'ultimo momento e magari, insomma, stamattina in tanti avranno preso il biglietto per assistere a questa sfida. Una partita con il Cittadella che vede Rosanero favoriti sia dai Boomakers, ma anche da quelli che sono i precedenti. Soltanto una volta il Cittadella ha vinto in casa del Palermo, per il resto, insomma, Rosanero vittoriosi 5 volte su 10, anche se l'ultimo successo casalingo risale alla stagione 2013-2014, c'era ancora Iachini in panchina, il Palermo era in B e poi vinse il campionato. L'anno scorso invece è finito 0-0 con un palo colto alla fine dal Palermo di Di Mariano, se non ricordo male, sì. E dunque Palermo che non riuscì a battere il Cittadella, un Cittadella che dal punto di vista tattico gioca in maniera analoga allo Spezia, quindi bisogna fare attenzione, pressing è molto alto, aggressivo, i giocatori corrono tantissimo, hanno molta qualità, quindi da questo punto di vista, insomma, ripeto, dal punto di vista tattico quantomeno ci dobbiamo aspettare una sfida simile a quella che il Palermo pareggiò all'ultimo secondo, al minuto numero 104, con una punizione realizzata da Stulaz. A voi. Mamma mia, quindi si prospetta un pomeriggio di sofferenza. Alessandra, prepariamoci, prima o poi dovrai portare il tuo bambino allo stadio, eh? Assolutamente sì. Quanti anni ha adesso? 3? No, ma quando no, 2? Ha un anno e mezzo. Ha un anno e mezzo. Farli, mamma, sì, mia, è vero, è piccolissimo ancora. Sì, sì. Ecco, no, allora è troppo presto. Però ha la carica giusta, ha guarda. La carica lui giusta. Allo stadio si divertirebbe da morire. Non escludo di portarlo appena compirà 2 anni. Ecco, dai. Certo, 2 anni è impegnativo, li chiamano i terribili 2, i bambini sono vivaci. Esatto. Forse bisogna aspettare un attimino. No, ti sto preparando anche per i 2, no? No, ma guarda, te che sto dicendo, no, no, adesso. No, allora guarda, lui è avanti da quando il ginecologo mi ha detto che ero, insomma, gravida, per, sì, cui questa gravidanza è avanti, quindi io già li conosco questi 2, sono distrutta. Ah, già li conosci questi 2, vabbè. È meraviglioso, questa volta non lo possiamo vedere perché ovviamente non sei collegata da casa. Dunque, vorrei tornare nuovamente alla formazione, però prima
C'è Pietro Adragna, il nostro tifoso, che spesso si collega con noi, ci manda i video prima di entrare allo stadio e poi il commento finale, il nostro chef di Masterchef, che ci ha mandato un video perché lui è un dirigente del CUS, quindi prima è andato a vedere la partita lì, perché giocavano alle 14 e poi si è fiondato allo stadio, e prima di andare in Viale del Fante ci ha mandato questo video. E te lo dico io quando partire con il video che poi facciamo. Oggi giochiamo alle 2:30, giusto? Assolutamente sì. Ok, perché poi c'è alle 4:15 devo andare allo stadio. Ma vincere, sei nata. Assolutamente, no, presidente. Cosa, pure Dario Biondo, il DS, sei nata ma vincere. Io vedo come Boni per te, sei nata. Mi sembrava Mirri con Corini. No, con Corini, come Boniperti, mi ne giro il stadio, ero in mezzo, e tu dico subito, ma vince 3-0 il primo tempo e chi mi gira per Palermo, capisci? Mi piglia 3 punti e 3 punti. 3-0, perché mi ne giro tranquillo, capisci? Okay. Sarà fatto. Vedi che non siamo siete gruppo noi, la roba è te ne mandiamo a casa, vedi, Non c'è niente siete gruppo. Va bene, è stato chiarissimo. Allora, va bene, quando ti dico io parti. Amiche ed amici di TGS, cara Cinzia, siamo qui a Carini con il mister Nando Zaffarini, confermatissimo e solido sulla sua panchina, come Eugenio Corini, d'altro canto per il Palermo. Intendiamo portare a casa 3 punti sia qui che allo stadio Renzo Barbera col Cittadella, però naturalmente noi prima di tutto vogliamo esprimere un buon calcio e onorare questo sport, quindi il bel gioco prima di tutto, non ci interessa il risultato, noi tifiamo e sosteniamo le nostre squadre, le mie due squadre del cuore, il CUS Palermo e il Palermo. Forza Palermo, mister! Assolutamente sì, sempre Forza Palermo. E questo Palermo? Quelli sono qua nel cuore. Forza Palermo! Confermato. Forza Palermo! Grazie. Forza Palermo sempre. E forza Corini! Dai, solidarietà fra mister, esatto, ha detto esatto. Forza Corini! Bello. Senti, lo conosci, Calaiò? Il tecnico? No, non mi sembra averlo mai incontrato, okay. Non mi sembra. Poi, tante volte, Cinzia, si conoscono le persone, magari... perché si vedono sui campi, però poi magari non perdi un po' di vista dopo qualche anno, quindi poi li rivedi e magari non te li ricordi. Possibile, eppure possibile. Però. Senti, Pietro ovviamente è già arrivato al Barbera, gli ho mandato un messaggio, ho detto ma avete vinto? Ancora non mi ha risposto, mi ha scritto ora ti dico. Ma cosa ci vuole a dire? Abbiamo perso, abbiamo pareggiato? Ma di solito quando è così vuol dire... dire che c'è qualcosa che non va. Io penso alla testa di quel povero mister che sta rischiando. Ci fermiamo qualche minuto, veramente forse 2 minuti, non di più, e poi rientriamo, fra 5 minuti inizia la sfida, però vorrei commentare questa squadra che scende in campo, che non vede né Mancuso e né Valente, che invece hanno giocato mercoledì. A fine primo tempo 0-0. Hai visto? No, infatti dovevano giocare, se non ricordo male, 2:30, 3. Alle 2:30 l'ha detto. Va bene, ok. Pausa. Torniamo tra poco. Da Piazza è arrivato il Black Friday con offerte imperdibili. 10 lampade LED E27 5,99 €. Disgorgante Melt 3,30 €. Pulisci muffa disinfettante 4,30 €. Smalto all'acqua 750 ml 8,99 €. Coprivatere in legno universale 11,99 €. Piazza, Corso Tucoli 179F, Palermo. Dia la patente, per favore. È sua l'auto? Sì, è mia. Ma non gliela presto. Mi scusi? Non c'è bisogno di scusarsi, non può comunque prenderla. Riparti con i vantaggi Citroën di ottobre. Citroën C3 da 99 euro al mese. Inizia a pagarla dal 2024. Minniti Glass & Components. Soluzioni per l'edilizia e per l'arredo interni. Realizzazione e installazione vetri isolanti, termici, decorati, specchi. Realizzazione e installazione box ducci. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Minniti, la trasparenza, il nostro mestiere. Tre minuti
inizierà la sfida allo stadio Renzo Barbera. Sembrava più nuvoloso prima il tempo, invece adesso sembra che le nuvole si stanno un po' dilatando, magari. Sì, esatto, e quindi diradando, per cui magari uscirà anche il sole, non lo so. Intanto il sole può essere rappresentato dalle squadre che sono appena entrate in campo. La formazione, ne parlavamo vediamo, prima vediamo della pausa. Vediamo se la regia ci passa... Sì. Più o meno come siamo messi in campo, anche perché sia noi che anche gli avversari. Giovanni parlava di una squadra, il Cittadella, che probabilmente si posizionava almeno sulla fase d'attacco più o meno come lo Spezia. Sì, possiamo anche dire così, fermo restando che lo Spezia giocava a tre dietro, il Cittadella gioca con i quattro. Però sì, ecco, aveva ragione quando appunto diceva che più o meno la squadra era quella. Perché? Perché sullo sviluppo offensivo, come vediamo, loro hanno Vita, che è un trequarti che lo scorso anno ci mise veramente in difficoltà. Però c'è questo giocatore Cassano, questo è un classe 2003, un ex, sì, primavera della Roma, molto molto bravo, se ne sta facendo un gran bel campionato, che spesso agisce anche lui da trequartista. Quindi io vedrei una formazione stile Bari, cioè quella del, sì, Cittadella, un po' con le due mezze punte dietro un'unica punta che è Pittarello, mentre il Palermo in modo classico vediamo posizionato appunto Koulibaly dietro Brunori. Questa è una situazione che abbiamo visto anche mercoledì durante la partita, spesso è anche andato in gol, e probabilmente sarà la stessa tema tattico, diciamo, della scorsa settimana, o perlomeno di mercoledì della scorsa partita. Però non credo che giocheranno come Sestula uno accanto all'altro. Io credo che Koulibaly in una fase di partenza scivolerà sulla mezzala di destra o su quella di sinistra, e poi chiaramente quando c'è una partenza dal basso da parte degli avversari si alzerà per andare, come dire, ad aggredire forte il loro play, per poter rubare palle e quindi innescare ovviamente sia Insigne che Di Mariano agli esterni. Riconfermato Aurelio, è un tutto sommato un cambio che abbiamo visto spesso. Sì, perché comunque si davano sempre il cambio, no? Aurelio, sì, partiva prima. Ricordiamo e poi che Lund peraltro è stato anche convocato dalla nazionale, sì, statunitense. Sì, anche De Planche, che è il portierino nostro, sì, che abbiamo acquistato quest'anno. Vasic prima 21, convocato, poi hanno ritirato la convocazione, esatto, perché è infortunato. Sì, esatto, esatto. Anche i medici del Palermo probabilmente avranno sentito i medici, sì, della nazionale serba. E quindi allora, dammi subito un parere tenere, perché manca veramente poco, e poi daremo uno sguardo più attento anche alla partita. Valente va in panchina, è giusto, sì, così? Aspetta un attimo, e Mancuso va in panchina, però Mancuso siamo abituati a vedere delle belle cose sue da subentrato, quindi ci può anche stare, no? Sì, ad essere sinceri, anche ha fatto anche gol quando è partito all'inizio, però sì, comunque Mancuso sa di essere un giocatore un po' che va a sostituire la prima punta, un po' che va sull'esterno, fa la, sì, seconda punta a partita in corso, quindi il suo ruolo è quello. La cosa importante è che chiaramente ha giocato perché non c'era né Di Mariano e poi c'era solo Di Francesco. Quando è uscito Di Francesco, sì, lui l'ha fatto giocare sempre di là, o spesso Di Francesco è andato a destra a sostituire Insigne. Però al di là dei moduli, degli impianti, delle situazioni in campo, è soprattutto l'atteggiamento che dovrà mettere il Palermo, certo, contro una squadra, insomma, però, che è statisticamente meritava... rognosa, una squadra che ha sempre, sì, fatto negli ultimi 10 anni campionati di B, sì, soprattutto ne ha fatti 3 su questi 10-11 che ha fatto i playoff, quindi una squadra molto rognosa che peraltro va a pescare, ha un ottimo scouting e va a pescare sempre giocatori dalle categorie minori. Ma quindi io non vorrei è capire, la pressione vorrei che capire a proposito della formazione che cosa dicono i nostri telespettatori. La partita è iniziata, noi guarderemo e tra poco ci collegheremo nuovamente con Giovanni Di Marco, che si trova per noi allo stadio Barbera. Gabriele, io voglio capire come hanno accolto questi cambi di formazione rispetto a quella scesa in campo mercoledì i nostri telespettatori. Insomma, cosa dicono? Avrebbero voluto Valente, meritava questo posto dal primo minuto, giusto oggi? Ma Cinzia, guarda, l'assenza di Valente è quella che fa più discutere tra le scelte del mister. Ti segnalo intanto, perché voi non avete audio riguardo la partita, il Palermo è entrato in campo, diciamo, in maniera molto romantica sulle note di Io che amo solo te di Sergio Endrin. No, ci credo. Una dichiarazione d'amore da parte dei tifosi, c'era insomma bei cori e questa è stata una bella cornice. Esatto. Ma andiamo ai messaggi. Allora, ti dico intanto che
Ci scrive Gianni: fondamentale ed importante vincere questa partita, scendete in campo con convinzione di fare bene, con caparbietà e soprattutto con il coltello tra i denti. Altro messaggio, ci scrive un nostro tifoso: massima attenzione al nemico, fondamentale questa vittoria, oggi gol di Di Mariano. Poi ancora, quello che preoccupa più che Insigne per Valente è vedere lo stesso centrocampo di mercoledì scorso, forse era meglio far giocare qualche giocatore più fresco fisicamente. Cittadella, squadra rognosa, massima attenzione. Ancora sulla formazione, ci scrive Salvatore: avrei preferito Lund e Valente al posto di Aurelio e Insigne, comunque speriamo che mi sbagli. Formazione quadrata, ci scrive Giacomo: Forza Palermo, può essere la partita di Insigne in panchina, possibili cambi in corso come Henderson, Soleri e Lund. Poi ancora, buona domenica e un saluto alla dolcissima Cinzia, ce lo manda Davide. Ancora grazie. Un messaggio da Luigi Ciotta, dice: ok Di Mariano, ma perché insistere su Insigne e non confermare Valente dopo l'ottima partita di mercoledì, quello che dicevamo poco fa. Esatto. E messaggio importantissimo che ci arriva da Carmelo, dice: ho preso un vassoio di biscotti di San Martino ripieni, mi ho detto in famiglia li aprirò solo dopo la vittoria del Palermo, ce l'auguriamo perché insomma, ah vero, c'è il biscotto di San Martino che mi sono persa, buono quello ripieno, no? Io che ne dici? Ho fatto abuso. Hai mangiato? sia di secchi che di ripieni con la ricotta. Bravo! È irresistibile, la nostra pasticceria è qualcosa che Umberto è un golosone, non l'avrei detto. Alessandra, tu come stai a dolci? Non me lo chiedere nemmeno. perché? Palermo è la mia croce. Dai, voglio dire, la soddisfazione di un dolce che ti cambia l'umore, no? Speriamo che l'umore oggi ce lo possa cambiare in meglio, ovviamente, il Palermo che ha iniziato a giocare da 3 minuti. E allora, ditemi se c'è Samaritano in collegamento, oggi c'è molta musica, e poi ci colleghiamo con Giovanni Di Marco dal Barbera. Giovanni? Giovanni? Sì, Cinzia, io ti ho sentito a malapena perché sento altre voci sul mio ritorno e molto piano la tua, quindi evidentemente mi entra la voce anche in questo momento di qualche ospite che non sta andando in onda. Allora, siamo giunti al 5° minuto, sempre 0-0, fase di studio con il Palermo che trova adesso il primo a sponda, senza Di Mariano, che cerca il versetale Brunori, l'applauso di Brunori, ma aveva capito tutto il difensore del Cittadella e dunque non ha fermato l'azione del Palermo. Un Palermo schierato con il 4-2-3-1, con Koulibaly sempre un po' più avanzato degli altri due centrocampisti, come Cesculas sulla stessa linea di Di Mariano e Insigne. Vedremo se Insigne avrà la capacità tattica di fare il lavoro che ha fatto Valente l'ultima volta. È ovvio che non ha tolto Valente o lo stesso Mancuso perché hanno giocato male, anzi, ma semplicemente perché avendo una partita così in tempi così ravvicinati, un'altra partita, è chiaro che ha preferito insomma cambiare qualcosa. Stessa valutazione va fatta riguardo ad Aurelio, che ha preso il posto di Lund che aveva chiuso contro il Brescia e sfinito, e dunque Aurelio che è tornato titolare. Secondo quest'altra azione con Matteo che mette il pallone in mezzo, va a servire Brunori, lo scambio veloce con Insigne, Brunori ancora Insigne, limite dell'area, c'è Di Mariano, gli lascia il pallone Insigne, Di Mariano alza il pallone, viene murato dal terzino destro del Cittadella, poi sbaglia e per fortuna del Palermo commette fallo il numero 8 a Matucci, anzi lo subisce Di Mariano perché aveva sbagliato la misura del passaggio, l'ha regalato a Pittarello l'opportunità di 1-1 con Marconi. Calcio di punizione dunque al 6° minuto che si sta per esaurire, sempre 0-0 tra Palermo e Cittadella. Grazie Giovanni, torniamo allo stadio tra poco, intanto do il buon pomeriggio a Samaritano. Ecco, ci sente? Ecco qui, sta guardando la partita. Ci fa piacere, ma deve abbassare il volume. Allora devi abbassare il volume della partita, perché ecco cosa arrivava Giovanni che diceva. Esatto. Forse c'è un ospite che sta parlando, invece l'ospite taceva, ma aveva il volume della partita. Ok, buon pomeriggio, riesci a sentirci? Mi senti Cinzia? Sì, ti sento benissimo, però ti chiedo di abbassare il volume della partita. Ok? Ok, no, perché
Senti il volume della partita, perché in realtà il volume della partita ce l'ho veramente a zero, quindi è probabile che torni che abbia un ritorno dalla... Adesso non lo sento più, però. Ok. Adesso, quindi è perfetto. Senti, tu sei un bravissimo cantante e anche un tifoso del Palermo, no? Sì. E sei anche un architetto. Sono un tifoso... Sì, per dirla tutta, insomma, no? Non si può vivere di sola musica, che succede? Miseria. Niente, Brunori per poco praticamente incespica sulla palla, o perlomeno gli rimane sotto, non riesce a portarla avanti dopo aver vinto un contrasto dentro l'area, quindi si era presentato quasi a tu per tu con Castrati in una situazione favorevole, forse Insigne, non Brunori. Ok, ricordiamo che peraltro un gol proprio da azione di Brunori non si ha al Barbera dal 19 maggio, perché ha segnato grazie ad un calcio di rigore proprio durante la partita con il Lecco. Lecco, e poi l'ultimo, siamo usciti anche secondo, da quella partita arrabbiatissimi. Samaritano, vi conoscete? Conosci Alessandra Salerno? Di persona credo di no. Mi pare di averla vista in compagnia di qualche amico in comune, musicista, ma veramente... E poi avrai sicuramente sentito la sua bella voce. Insomma, ci troviamo di fronte due bravissimi artisti. Samaritano, da tempo sulla scena, anche per una questione anagrafica, è iniziato prima rispetto ad Alessandra Salerno. Sì. Ecco, tantissime belle esperienze e collaborazioni con importanti artisti italiani. Proprio durante la pandemia... Adesso sta uscendo... Adesso sta uscendo una... Quella che si chiama Deluxe Version di un album, quindi una versione un po' rinnovata, ampliata. Di quello che è stato Convergenze, no? Di quello che è stato Convergenze, quindi questo è Convergenze estesa nella... Vabbè, adesso adopero dei termini che si usano moltissimo, la tracklist, no, adesso non si usa più, non si usano più i termini in italiano. Quindi ci sono degli... una nuova copertina, nuovo videoclip, nuovo singolo, eccetera. È il primo singolo di questa nuova versione di Convergenze, un brano cointerpretato con Lello Analfino, che secondo me è anche tra i più riusciti dell'album, perché potresti ricordare, in quest'album abbiamo letteralmente trasportato i brani che si trovavano in altro ambito musicale, come questo, che è A chi mi sa dire musica, che sentiamo in sottofondo, che era un brano pubblicato verso la fine degli anni 90, decisamente vicino ad uno stile, diciamo così, reggae, e noi l'abbiamo fatto diventare una ballad jazz, quindi è stata veramente una grande soddisfazione. In questo album ti sei molto divertito, no, a reinterpretare dei brani che fanno parte della storia della musica italiana, no? Da Venuti a Nino Bonocore, insomma, veramente a quelle canzoni che sono rimaste nella storia. Ci siamo divertiti a dare una nuova veste musicale a queste canzoni, a far rinnamorare ancora una volta gli autori di queste loro, per la verità, poi sorpresi, no, di questa metamorfosi. Questo ci ha fatto veramente, è stata la più grande soddisfazione. Certo, ci siamo divertiti. Ci vuole l'approvazione, no, di chi ha con la proprietà di quella canzone, perché insomma sicuramente non appartiene a te, però tu l'hai fatta risorgere in una chiave assolutamente differente. È bravo Samaritano, quindi aspettiamo questa versione deluxe, come ci dicevi tu, che uscirà il 24, però in la prossima settimana uscirà il 24? La prossima settimana esce il videoclip di questa canzone con il featuring di Lello Analfino. Ma intanto io vedo che si agita Calaiò, prima si agitava. No, è una palla, quella precedente di Aurelio, che guardava dentro Stulaz, però l'arbitro, un po' come quella di Mariano, ha fischiato il fallo a favore del Palermo, ma era una palla sanguinosa, perché quando giochi in orizzontale, soprattutto in fase di costruzione, perdere una palla lì significa dare l'opportunità agli avversari di ripartire e farci male, perché poi chiaramente siamo un po' tutti sbilanciati in avanti. Tutto qua. Poi per il resto il Palermo che sta provando e cercando di trovare il pertugio giusto, sta prendendo un po' le misure, peraltro si cerca di giocare spesso anche sul lato di Di Mariano, che è quello insieme a Aurelio, sostanzialmente il lato che ha visto sempre un po' il Palermo
offendere un po' di più, cioè, fermo restando mancino, che quando abbiamo avuto Valente per esempio mercoledì hanno fatto tutti una buona partita, ma soprattutto lo sviluppo è venuto da destra. Ok, ok. Stavo notando una cosa, Cinzia. Stavo notando le dichiarazioni, mi sembra che Gorini, no? Non il nostro Gorini, ma Gorini stia un po' disattendendo quelle che erano state le sue dichiarazioni, perché ha promesso una squadra tutto in avanti all'attacco, invece pare che abbiano abbastanza paura del Palermo, sono abbastanza magari il Palermo chiusi non glielo sta consentendo, sì, però vabbè, sì. No, ovviamente c'è sempre un po' di pretattica, no? prima delle partite gli allenatori cercano, come dire, un po' di sviare e magari di dare delle indicazioni opposte a quello che poi realmente è, ma in ogni caso la fisionomia, la struttura della squadra del Cittadella è sempre stata quella, un trequartista e due attaccanti, e continuano a essere questi. Senti, sui pensieri anche di chi ci segue da casa, sulla formazione che è scesa in campo questo pomeriggio, hai qualcosa da dire? Vuoi commentare delle scelte? Avresti fatto da tecnico diversamente? Allora, io non è che avrei fatto qualcosa di diverso dal punto di vista tecnico, perché Torino è un ottimo tecnico, secondo me, e sta da buon tecnico qual è un po'... osservando la squadra, secondo me il problema è che questo periodo di preparazione sta durando un po' troppo, dovrebbe un po' lanciarsi in maniera irrazionale, lasciandosi guidare più dal cuore, dalle sensazioni, mettere su uno zoccolo duro, provando in più partite lo stesso zoccolo duro, perché solo in questo modo si possono creare quelle l'alchimia, che se non c'è tra i giocatori diventa tutto un po' più difficile. Cioè ci deve essere una perfetta identità caratterizzata da 11 persone, no? Sì. Quello che diceva appunto Umberto all'inizio, perché sì, è vero, hai 22 giocatori, li puoi ruotare a seconda delle esigenze, ma abbiamo spesso sentito dire nelle scorse settimane, Umberto, dal tecnico, che metteva la gente in campo in base alla squadra avversaria. Sì. Ma è giusta questa visione? Questo l'ho detto mercoledì, Cinzia. Ecco. Per me no, nel senso che ci sta qualche accorgimento, soprattutto per esempio sulla punta, no? Allora magari c'hai un avversario un po' più tosto, magari vai a giocare fuori casa, allora irrobustisci un po' più il centrocampo, quindi cambiare un uomo va bene, cambiare spesso, soprattutto a metà campo, quando due dei terzi vengono cambiati, è chiaro che non riesci poi, anche lì partite, spesso partite una dopo ogni tre giorni, quindi questo fa perdere dei riferimenti, fa perdere le certezze ai calciatori, e non riesci mai a trovare, come dire, quelle misure corrette. Quindi io credo che è giusto consolidare, è giusto consolidare una squadra tipo, quindi avere una certezza. Poi è chiaro, si fa male Ceccaroni, benissimo, c'è Marconi e lo metti. Oppure si sta stancando Lunde di giocare, benissimo, c'è Aurelio e lo metti lì. Quindi quel tipo di certezze gliele devi sempre dare. Ed è un po' quello che stava dicendo Samaritano, no? All'inizio. Corini dovrebbe trovare quel coraggio di fermarsi, di scegliere una rosa, i giocatori, uno zoccolo duro, e provare a vedere che tipo di relazioni si possono consolidare. Perché il calcio è fatto anche di questo, di intese, di sguardi. Certo. E questo viene a manente. Certo. Ok, fino a questo momento... famose connessioni, i link, diciamo, quello che chiamavano streaming. Esatto, beh, vedremo, prima o poi dovrà fermarsi, che dici? Accadrà questo momento? Speriamo. Io penso, che Cinzia, vedi che cosa... tante volte lui stesso lo dice. Sì. Allora, tante volte capita questo, ed è il mestiere dell'allenatore, sei solo, sostanzialmente, quindi ti trovi poi a fare delle scelte. E lui, quasi per non dispiacere, calciatori che si allenano con serietà tutti i giorni, e allora cerca di dargli, come dire, quei 10 minuti, quello spazio, per tenerli sempre un po' tutti coinvolti.
E questo è un eccesso, come dire, di generosità nei confronti dei suoi calciatori, perché li vede allenare. Certo. E allora magari cerca di dargli quella. Però ecco, è importante a questo punto trovare il giusto equilibrio anche lì, cioè l'equilibrio all'interno della gestione dello spogliatoio, dove lo stesso calciatore deve sentirsi importante a prescindere che giochi o meno. Beh, sì, sentiamo cosa dice Giovanni in merito. Giovanni Di Marco, che è al Barbera. Sì, eccomi Cinzia, io in realtà non ho seguito, non riesco a perché non riesce a sentire bene forse. Ragionamento, magari la tua voce la sento un po' più chiara, se vuoi sintetizzare un attimo, insomma, magari. Allora, la sintesi è questa del nostro ospite, partita dal nostro ospite samaritano e poi condivisa da Umberto Calaiò. Perché questa rotazione continua e costante dei calciatori da schierare in campo? Non sarebbe bene individuare gli 11 e utilizzare quelli, tranne ovviamente di uno stop dato da un infortunio? Ma io credo che Corini si sia mosso fondamentalmente in questa direzione, perché non mi pare, a parte questa settimana o nelle circostanze in cui si è giocato due volte la stessa settimana, che abbia fatto, diciamo, chissà quali stravolgimenti. No, soprattutto a centrocampo era quello che si discuteva di più. Ah sì, vabbè, forse a centrocampo. Sì, magari un giorno Google, esatto, un giorno ha anche specificato, insomma, che si tratta spesso di assecondare, certo, per così dire, le caratteristiche degli avversari, cercando ovviamente di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Poi è sempre il risultato che comanda. Esatto, e quando le cose esatto vanno bene è ovvio che tutti fanno gli applausi, tutti sono contenti e tutti dicono che Corini è un genio. Siccome si arrivava da due sconfitte consecutive l'altra volta, magari c'è un po' di pregiudizio in più, e anche il fatto che abbiano fatto due giocatori che ha scelto un po' sorpresa è stato rimarcato forse anche meno del dovuto, perché l'altra volta il Palermo ha vinto con assist di Valente e gol di Koulibaly, che inizialmente nessuno aveva previsto, insomma, in formazione. Certo. Adesso i cambi fatti oggi sono dettati più che altro dalla logica diciamo del turnover non forzato ma dovuto, per esempio, al fatto che Valente non giocava una partita intera da due mesi e che col Brescia l'ha giocata quasi tutta, il fatto anche di recuperare e voler recuperare una condizione in una condizione dignitosa di Mariano, che è stato fermo più volte. Stessa cosa vale per Aurelio, che insomma ha preso il posto di Lund e che ha accusato un po' la fatica l'altra volta. Sono certa che Valente lo vedremo no, questo pomeriggio, anche perché ha fatto un'ottima partita, ecco. Valente è chiaro, però allo stesso tempo, voglio dire, al di là di quella che può essere la scelta che può essere premiata o no, va considerato anche che nel momento in cui Corini sceglie non può mettere da parte un giocatore che è un patrimonio di una società perché magari sta avendo un momento così di appannamento o perché il giocatore che lo ha sostituito ha giocato meglio. Cioè, non è che di Francesco e Insigne, che in questa parte iniziale della stagione, a parte un paio di lampi, hanno fatto vedere poco, possono essere cestinati perché non servono più. Cioè, il punto è quello, e quindi bisogna anche saper gestire il gruppo. Certo, poi è chiaro che ci sono momenti in cui la scelta dell'allenatore è più brillante e indovinata, ci possono essere dei momenti invece in cui le cose non riesce a sistemarle. Intanto ci prova la Cittadella centralmente, viene a chiudere addirittura Insigne in mezzo al campo. Proviamo a seguire questa azione nel frattempo con Aurelio, che cercare Brunori in mezzo a tre avversari, arriva Insigne sulla destra, c'è spazio, la sovrapposizione di Matteo che arriva velocissimo, Insigne, palla dentro ancora per Brunori, Brunori si allarga, va alla conclusione, viene murato Brunori, chance questa per il Palermo, trova un altro angolo per il Rosanero, buona questa volta la combinazione sull'asse Insigne e Valente, è stato, mi pare, il numero 26 Pavani a mettere il piede. Ha detto Valente, Freud si rivolta, si sta rivoltando nella tomba. Il destro violento di Brunori c'è e fa finta di non sentire. Con Insigne che va alla battuta con il sinistro, seguiamo questa battuta di Insigne, palla in mezzo, viene allontanata ma la palla torna ancora su Insigne, ci sono sia Lucioni che Marconi, palla ancora dentro verso Koulibaly, stavolta allontana ancora la difesa della Cittadella, che poi non la butta avanti ma cerca di ripartire, di riproporre un'azione. Il pressing del Palermo però è efficace, lo riconquista il pallone al limite Lucioni, poi Di Mariano, il destro frenato, poi ancora Brunori, a giro Brunori,
un po' fuori misura, buona questa chance del Palermo. Minuto numero 22, a voi, sempre 0-0. Ok, grazie. Vedi che è il tuo preferito, perché tu me l'hai detto prima, no? Quando eravamo in pausa pubblicitaria, il mio preferito è Brunori. Anche lui comincia ad essere un attimino criticato dalla tifoseria, perché mercoledì sicuramente non era la sua migliore giornata. E perché magari, visto i numeri di gol fatti in questi anni in cui è stato al Palermo, adesso 4 gol sembrano un po' pochini per questa parte. Bene, molto male, no? I tifosi. Poi c'è da dire che comunque Cinzia, i playoff sono molto difficili, per cui si avverte anche un po' di stanchezza. Ci sta, no? Ci sta tutto in questo momento, anche Corini, che deve ancora trovare una quadratura. Sì. Del resto, ecco, come diceva appunto il nostro Samaritano, il nostro amico, il mio collega in collegamento, cioè bisogna veramente che si trovi la quadra e che si trovi lo zoccolo duro per andare avanti, però esatto. Ecco, forse è un po' tardi per sperimentare, perché siamo già ai playoff, abbiamo perso tanti punti. Come siamo già ai playoff? Cioè, aspetta, non siamo ai playoff, avanti col campionato, siamo avanti col campionato, cioè, siamo quasi noi Samaritano, noi cosa ci auguriamo? Di andare in promozione diretta? Vabbè, ci stiamo lavorando. Però. Ci stiamo lavorando per questo. Lavorando. Siamo al terzo. Però facciamo 12 oggi... partite possono bastare per una buona osservazione. Dobbiamo adesso correre. È vero, condividiamo. Diciamo che il calcio non è fatto soltanto di gioco, Alessandra, ma è fatto anche di tante parole, no? Esatto, è fatto di tante parole, ma è fatto anche, come dire, di squadra, di arte, cioè è fatto di arte, quindi in qualche modo si accomuna con le altre arti. Assolutamente, anche con la musica. È vero. Quando adesso per esempio il Palermo stava attaccando, aveva giocato una palla verticale, questo per dire quanto anche la posizione Koulibaly a ridosso degli attaccanti non sempre magari sono abituati a trovarsi, a combinarsi con Brunori. È venuto fuori Brunori, praticamente poteva aprire le gambe, quindi fare questo velo, fare passare una palla a Koulibaly, invece ha cercato praticamente di venire fuori a giocare di sponda. E quindi capisci quanto sia importante lavorare, se hai trovato anche questa soluzione di avere Koulibaly lì. E allora a questo punto a Brunori non c'è necessità che venga sempre fuori a prendersi palla, anzi al contrario, deve attaccare molto più la profondità, proprio perché in quella posizione di campo c'è un giocatore che lo supporta e che quindi va a fare il lavoro che di solito. Posso dire una cosa, che come con lo Spezia, questa è una partita dove i tifosi presenti allo stadio non si stanno per niente annoiando. Per ritmo c'è. Allora, non è una partita sicuramente spettacolare sul piano, come dire, delle conclusioni in porta. Però corrono. Esatto, tutto sommato una partita gradevole. Sì, ci ritroviamo a dire nuovamente che sì, corri, ma il calcio alla fine è un'altra serve cosa. Serve concretezza. No, Samaritano, esatto. Che dici? Il calcio è fatto, secondo me, c'è una squadra, non un gruppo, è fatto di relazioni, di qualcosa di irrazionale, che non può arrivare se non si stabilizza. A me piace pensare che un passaggio, che un cross, qualsiasi mossa venga in qualche modo anche intuita dai propri compagni. Questa cosa lo si capisce solo se i tuoi compagni sono sempre gli stessi. Sì, tu dici, ecco, la famosa connessione di cui parlava Umberto. Ok, vedo Nicola Padorno, c'è una carambata tra Calaiò e Padorno, scopriamo tra poco, però prima voglio andare. Ciao Nicola, ti facciamo rivivere i tuoi percorsi da calciatore, oltre che di bartender, tra poco. Eccolo. Fatemi andare. Ma che serio. Andiamo Brunori, andiamo. Andiamo da Gabriele. Ho perso il tempo. Inizia. Prima di andare ai messaggi, ti segnalo cosa sta succedendo un po' sugli altri campi, perché vince la Cremonese sul Brescia 1-0 al 26esimo e poi è appena arrivato il gol del pareggio del Lecco sul Parma. Il Parma si era portato subito avanti con un gol di Benedizac e adesso pare che il Lecco abbia pareggiato. Stanno ancora verificando la regolarità del gol, però... pare insomma che sia Lecco, adesso me lo dà come confermato, quindi 1-1 tra Lecco e Parma. 0-0 invece tra Spezia e Ternana al 26esimo. Cosa dicono i nostri tifosi? Dicono tantissime cose. Intanto
continua la love story Valente tifoseria, perché ci scrivono non si può togliere dalla formazione Valente per Insigne, cominciamo sempre con uno in meno e di nuovo Gomez e Stulaz a centrocampo insieme, sono due pedine molto lente. Oggi occasione per vincere e recuperare i punti persi contro Lecco e Sampdoria, poi ancora Lund deve essere sempre titolare perché è veramente una freccia. Sui primi minuti di gioco ci scrivono squadra in fase di studio, Palermo tiene palla ma dovremmo verticalizzare di più. Ancora invece su Koulibaly, ragazzi, ma vogliamo parlare della robustezza che fornisce al centrocampo questo giocatore? Insieme a Gomez sono due pilastri. Ottime chiusure di Marconi, ha fermato sul nascere alcune occasioni pericolose. Poi sul Cittadella ci scrivono squadra che cerca verticalità con Pittarello, stiamo attenti perché basta una disattenzione e arrivano in porta. Sì. Partita molto fisica, Palermo che palleggia, prova a manovrare ma il Cittadella aggredisce e cerca spazi. E ti volevo invece segnalare che di Palermo non si parla solo a TGS Studio Stadio e a Palermo in Sicilia o al massimo sulla Gazzetta dello Sport, ma parlare di Palermo è anche il Marca, che è un famoso uno dei più importanti, insomma, giornali sportivi spagnoli, che scrive del Palermo targato City Football Group, delle prossime mosse future, c'è un momento a Marcord con tutti i grandi nomi della storia rosanero, le ultime vicende societarie e anche le parole del nuovo CEO Gardini. Quindi è un Dua Lipa sdoganato, Palermo, la vita in rosa, ecco qual è il titolo di questo articolo. Molto interessante. Palermo? La vita in rosa. Ah, la vita in rosa, ok. Allora, c'è Calaiò che è sempre stretto a comunicazione con i parenti che lo seguono da casa. No, non solo parenti, no. C'erano delle comunicazioni, anche perché c'è gente allo stadio che magari da vicino mi può anche dare, a parte mi mandano qualche foto, però dico anche qualche... Ah, che foto ti mandano? Ma c'è una mia allieva di scuola che mi ha mandato una foto, lei, adesso te lo dico, si chiama... Padorno, mi senti, Nicola? Di Giorgia, ecco, Giorgia. Sì, apri il microfono, che facciamo? Mi raccomando. La mandiamo in curva. Sì, è in curva. Curva sud. Va bene, curva se, sud vuoi, se vuoi farci vedere questa tua amica, manda manda a Mancino questa foto, manda così Mancino. Dalla regia Caracausi e Mancino, la coppia più bella del mondo oggi pomeriggio abbiamo in regia, così lavorerà per noi e ci manderà la foto. Nicola, hai aperto il microfono? Sì, ecco, mi sentite? Ti sento. Allora, stiamo facendo una carambata perché sai cosa mi ha detto Calaiò? Ma Nicola... è stato con me. Spero che abbia parlato bene. Sono andato io ad Alessandria, la prima sua esperienza fuori da Palermo, okay. Dalla Panormus all'Alessandria. Va bene, intanto noi lo stiamo contattando come bartender e tra poco parleremo del suo cocktail dedicato ai leoni di Sicilia e quindi alla famiglia Florio, di cui tanto si parla in questa serie. E poi voglio dire, hanno fatto un bel pezzo di storia importante per la Sicilia. Però voglio capire... come mai l'hai portato ad Alessandria? Cioè, questo ragazzo che adesso non gioca più aveva delle doti? Sì. Sì, allora Nicola, portiere, intanto che no? saluto lui, saluto la famiglia. Ciao, da tanti anni che non lo vedo. C'è un bel indicativo della confidenza. Sì. Ma infatti la cosa bellissima è proprio questa, quando tu me l'hai detto. Peraltro oggi c'è pure Marco Pirrotta, che è un altro mio ex allievo. No, Nicola era un portiere cresciuto nella Panormus, quindi è una società che molti, insomma, chi segue il calcio giovanile soprattutto conosce. E in quel periodo io, lavorando a Torino... Che periodo era? Allora era 98, 99, sì, 90, 98, 99, 98-99, l'Alessandria, come adesso, insomma, è una squadra, vabbè, ha una grande tradizione. Io, lavorando a Torino, c'era mio... Emanuele era partito da poco... Lavorando là avevo creato dei rapporti con quella società e portai lui e Graziano, che era un altro ragazzo più giovane di Nicola di un anno, entrambi dalla Panormus all'Alessandria. Fu una delle sue la prima esperienza fuori Palermo, ma un po' come ne ho portati tanti in giro. E che mi piaceva, diciamo, svolge il suo ruolo. Sì, mi piaceva molto. Senti, poi... voglio chiedere a Nicola come mai ha smesso. Sono i vari... è la vita. La vita è fatta di periodi. Vuol dire che non era più un periodo per me, quindi abbiamo preferito fare altro.
Quest'altro ti sta dando soddisfazioni, sei bravo nell'altro, che significa per te preparare dei cocktail e fare stare bene tantissima gente che arriva al terzo tempo. No, come mai terzo tempo? Allora, il terzo tempo intanto è un locale derivato dall'omonimo Port Rugby. Sì. Quindi convivialità, amicizia, gruppo, cerchiamo di far star bene le persone all'interno del nostro locale. Certo. Sì, mi riesce molto bene il mio lavoro, anche perché lo faccio con passione. Come quando giocavo a calcio, passione con calcio. Quella, la passione, Alessandra, condividiamo tutti. Ecco. Condividiamo tutti questo tuo pensiero, bisogna metterci la passione. Sempre. Bisogna metterci molta passione. Peraltro io so che lui in qualche modo è conoscente, amico di mio fratello, che fa lo stesso identico mestiere. Ma dai! Sì, esatto. È che infatti mi diceva che lui era portiere della Casertana, giusto? Non so se sei stato a Caserta, no? Perché poi un po' ci siamo allontanati. Beh, se lo dice Alessandra, magari c'è stato. Ti ricordi il bar. Visto. Tuo fratello ti ha suggerito bene, sì, no? Sì, ecco, perché ha visto chi c'era in studio, sì. Mi ha detto lui è un amico, è mio fratello Emanuele, che porta me stesso. Sì. Che conoscerà, siamo uguali praticamente, e so perfettamente cosa significa, perché questo mestiere che lui adesso ha scelto è un'altra passione, cioè se non lo fa per passione. Esatto. Quindi a casa tua si bevono cocktail? No. Si sta calmi. Eccolo qui, questa è la preparazione del cocktail I Leoni di Sicilia. Adesso Nicola, ci dici che cosa c'è dentro? Noi stiamo vedendo le immagini, ma tu ce lo devi raccontare. Certo, assolutamente. Allora, per noi un cocktail abbiamo semplicemente unito i tre prodotti tipici del periodo e soprattutto nella famiglia Florio. Quindi abbiamo un nocino che loro, essendo nativi di Bagnara Calabra, sì, un cuore tipico calabrese. Poi abbiamo il nostro marsala, quindi il loro marsala. È un'acqua vita di figottina, ma la specialità del drink, la particolarità del drink è la sfumicatura di noce moscata. Certo, molto particolare. Quindi ho voluto premiare il Florio con il gusto all'interno di questo drink. Non ce l'ho con il tuo cocktail, Nicola. Calaiò. No, un Palermo, scusami Nicola, ma un Palermo che non riesce tante volte poi o per l'ultimo passaggio perché si pensa troppo e non si conclude in porta, è arrivato più volte vicino alle conclusioni, però non è riuscito, a trovare quel pertugio giusto, anche perché il Cittadella si sta chiudendo bene, devo dire che il Cittadella sta facendo la sua onesta partita, andando sempre a chiudere, a raddoppiare soprattutto su Di Mariano e Insigne, quindi non lasciano gli spazi, però ecco, tante volte io quello che dico sempre in generale, lo dico pure ai piccoli, quando il pallone arriva sul tuo piede, anche se non è il tuo piede forte, devi anche calciare. Io per esempio abbiamo visto e abbiamo apprezzato il gesto tecnico di Valente mercoledì, quando ha dato una palla a Koulibaly di sinistro, pur lui essendo un destro, quindi sì, ha stoppato palla, è rientrato, ha messo palla di sinistro, e questo è quello che dovevano fare sia Insigne da un lato che anche Di Mariano dall'altro, o lo stesso Brunori che si è trovato a calciare. Invece si porta e si tende sempre a portare sul piede forte la giocata. È chiaro che se tu poi perdi un tempo di gioco, gli avversari poi ti schiacciano e cerchi poi a quel punto, lì perdi tempo, non hai più tempo, la squadra si chiude e quindi si perdono occasioni. Si perdono occasioni, Giovanni, stiamo perdendo occasioni importanti.
Sì, Cinzia, eccomi qua, siamo al 36esimo minuto. Diciamo che la sensazione è che il Palermo, quando poi deve incidere, magari perde un attimo il momento giusto. Brunori però ha notato che è letteralmente circondato da due o tre avversari ogni volta che riceve palla. Quindi da questo punto di vista il Cittadella sta facendo una partita molto accorta. Dall'altro lato forse qualche attimo l'ha perso magari in un paio di circostanze di Mariano, che magari si possa pensare dell'esclusione di Valente messo in contrapposizione con Insigne. Io ho la sensazione invece che oggi quando il pallone arriva a Insigne può succedere qualcosa, perché mi sembra in palla, mi sembra che si stia muovendo bene, un paio di scambi veloci con Koulibaly, con Brunori sono riusciti, poco fa ha tentato la conclusione ed è stato murato. Insomma, non abbiamo visto grandissime occasioni, però mi pare l'unico fino a questo momento in grado, insomma, di creare qualche problema alla retroguardia del Cittadello, quantomeno, ripeto, quando si accentra, quando favorisce l'inserimento di Matteo o di Koulibaly. Da quel lato finora sono sorti un paio di problemi per la difesa del Cittadella. Poi all'ingresso in area si trovano più maglie gialle che rosanere, quindi è difficile trovare lo spazio. Adesso Koulibaly per Di Mariano. Di Mariano viene subito prestato da Salvi e costretto a tornare all'indietro per Aurelio, che scambia nuovamente con il palermitano, poi palla a Stulac. Koulibaly è costretto però a tornare indietro su Marconi, che si rifugia da Pigliacelli. Si riparte da dietro con Stulac che va a prendere palla e si ripropone l'azione nuovamente da sinistra. Seguiamo ancora Di Mariano, che si sta muovendo molto, cambia tutto per andare ad appoggiare il pallone alla corrente Matteo che sta spingendo di più rispetto al solito, va da Insigne che fa girare ancora palla e va da Lucioni, ancora Matteo, siamo all'altezza della tre quarti. Stulac si muove bene, Koulibaly che va a ricevere palla, Matteo, palla dentro di Matteo, era buona questa manovra, poi Stulac prova in acrobazia da fuori aria, pallone completamente sballato, ma dall'altra parte riesce a tenerlo in campo Aurelio, però c'era fuori gioco, quindi calcio di punizione per il Cittadella. Poi ok, grazie. Allora, abbiamo perso prima Samaritano, che volevo momentaneamente salutare, non so se è ancora collegato con noi. Sì. Tu stai continuando a vedere Sono la partita qui. Giusto? Certo, okay. Incessantemente, così noi ogni tanto facciamo delle incursioni se rimani collegato, ok? Sì. Okay. Io continuo a guardare. Va bene, insomma, in attesa del gol, Alessandra, perché questo gol lo vorremmo anche prima della fine del prima primo del tempo. Esattamente. Ecco, quindi c'è ancora qualche minuto, perché mi guardi con quella parte? No, perché pensavo, quando tu stai dicendo appunto in attesa del gol, pensavo lei avesse lo strumento, come che si come chiama? Come mai non l'autoharp? Ma che non ne parlato? Non ne abbiamo parlato, perché insomma l'autoharp si porta, bene, ecco, magari. Si porta visto che facilmente. C'era la canzone di Sergio Endrigo, allora magari sai, l'autoharp, che è uno strumento piccolino, sembra facile da trasportare, in realtà pesa 10 kg, più custodia pesa. Certo. Quindi ogni volta quando io viaggio con l'autoharp mi riduco, proprio perché ho bisogno del fisioterapista. Ah, addirittura! Senti, allora, prima della pandemia tu viaggiavi ovunque, no? Tantissimi concerti in ogni parte del mondo. Ho ripreso, un legame particolare con gli Stati Uniti, no? Soprattutto con la tua autoharp, che venivi pubblicata anche sulle pagine e in copertina delle riviste proprio dedicate a questo strumento, a riviste musicali. Sì. Io ricordo che lei sta andando in Brasile. Bravo, esatto. Che lei era lì per andare in Brasile e stava partendo. Sì, ma poi l'abbiamo vista anche al ritorno, no? Io la prima volta che ho conosciuto Alessandra è stato proprio in quell'occasione, quando lei stava poi per andare in Brasile. Sì. Quando è scappata, lei ha fatto benissimo. Si è andata, no? Poi è tornata. Qui eravamo tutti chiusi e lei è partita a uno e sono tornati in tre. Esatto. No, dico, mentre noi eravamo chiusi a casa con il lockdown nazionale, lei in Brasile non aveva lockdown, quindi poteva cantare, fare la musica. Esatto, esatto. Quindi, insomma, voglio dire, ho viaggiato molto. Non si pente di quella scelta, anzi, no? No, è stato bellissimo. Assolutamente, a parte che conoscere il Brasile è stata l'esperienza più profonda della mia vita, perché è veramente un continente
niente magico. E poi lo scambio, no? Con i musicisti del luogo. Lo scambio culturale, il fatto di aver appreso una terza lingua, perché prima la mia seconda lingua comunque era l'inglese, adesso è diventato per forza di cose il portoghese, perché è una lingua latina, quindi molto vicina all'italiano, quindi io parlo perfettamente anche con mio figlio, che è mezzo brasiliano. Ecco, infatti questo stavo dicendo, adesso ti tocca proprio alimentare sempre questa lingua per poter fare in modo che possa diventare la seconda lingua per tuo figlio. Esatto. Allora, torniamo da Nicola. Nicola, che diciamo prima, sta avendo successo con questo suo cocktail I Leoni di Sicilia. Sei stato ispirato dalla serie, che poi a sua volta è stata ispirata da Lauci, o da Lauci direttamente? Voglio capire. Allora, intanto diciamo che il drink è stato ispirato dalla mia passione verso il Florio. Sì. Sulla storia del Florio. Una storia appassionante, lo ricordiamo, una storia appassionante. Sì, molto, perché loro sono stati molto ardui nel creare il loro proprio futuro in un momento in cui la Sicilia e l'Italia comunque era allo sbaraglio. Sì. Sono stati molto testardi nel creare il loro impero, far uscire il loro cognome dalle piccole città come Bagnano, Palermo, nel farlo comunque riconoscere in tutto il mondo. Ma poi voglio dire che hanno avuto il merito di fare della Sicilia una terra a quel punto rigogliosa, no? Con un successo economico dato appunto dalle loro imprese, insomma hanno portato del denaro dalle nostre parti, hanno fatto in modo che si potesse creare dell'occupazione. Dunque, da un giorno all'altro ti ritroverai probabilmente anche con Lauci all'interno del Terzo Tempo, che ti chiede il cocktail dei Leoni di Sicilia? Magari. Cercherò di darle un attimino di superficialità nella serata in cui mi verrà a trovare. Ecco, di leggerezza. Senti, quanto è alcolico questo drink? Saremo più o meno intorno ai 6-7 gradi alcolici. Quindi insomma, meno quasi di una birra. Quanto una birra leggera? Ecco, quindi proprio. Ancora meno di un bicchiere di vino. Ancora meno di un bicchiere di vino. Vedo che tracanni allora, Umberto. Sì. Stiamo scoprendo che mangia i dolci, che beve, insomma, no, un'immagine differente non sono ai nostri un telespettatori. Avete la scusa per venirmi a trovare al locale? Ma verremo sicuramente. Andremo, ma dov'è il locale? In via dell'orologio, quindi proprio in pieno centro. Via dell'orologio 1, ecco, in pieno centro, ok. Hai visto? Il tuo pupillo vai a trovare. Noi abbiamo avuto altri ospiti, cuochi. Facciamo una carambata. Esatto. Senti, voglio dire una cosa, perché prima lui diceva adesso io ho lasciato il calcio, mi dedico con passione, e io ho detto ti sta dando delle soddisfazioni, perché hai creato un drink per la moglie di Biden. Quando Dolce & Gabbana hanno fatto il loro evento qui, tu hai preparato i cocktail per quell'evento. E anche per il matrimonio dei Radiohead. Quindi i tuoi drink sono ricercatissimi. Fino adesso sono andati abbastanza bene, quindi non si può lamentare, non si è mai lamentato. Ecco! Magari ci voleva un gol! Di nuovo Coulibaly stava segnando Cinzia. Voglio rivedere questa azione. Guarda, tiro, poi la palla gli è rimbalzata, lui si era inserito, peccato. Troppo forza, bastava semplicemente quasi gol questo qui. Esatto. Giovanni, potevamo gioire col secondo di Coulibaly e invece no. L'occasione più importante del primo tempo, sia da una parte che dall'altra, c'è stata questa iniziativa di Insigne, che ripeto è sembrato comunque quello più pericoloso nel Palermo in questo primo tempo, che è riuscito a scambiare con Mateiu, poi è andato alla conclusione, il tiro murato, la palla si è impennata e sulla intanto ci sono le proteste dei giocatori del Palermo e del pubblico per un intervento poco ortodosso su Coulibaly, che non è stato fischiato, mentre viene fischiato questo di Sulas, e finisce anche il primo tempo, dicevo 0-0. Dunque, dicevo, questo cambio tra Mateiu e Insigne, con Insigne che ha provato con il sinistro davanti a lui il solito muro giallo, la palla è stata deviata da un difensore, si è impennata e sul campanile di testa è arrivato Coulibaly, che però non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta
porta, la palla è finita di poco sopra la traversa, questa è la chance più grossa di questo primo tempo. Poi ok, grazie, allora è finito il primo tempo, andiamo subito da Gabriele Messina. Gabriele. Sì Cinzia, beh, a gioire in realtà per i nostri tifosi c'è una notizia interessante, perché il Lecco è riuscito a rimontare al momento, bravo, al 43esimo sul Parma, il risultato è di 2-1, il gol di Buso e la doppia espulsione di, scusate, la doppia ammonizione di Hernani che lasciano il Parma in 10, insomma sembra promettere bene, perché se il Palermo dovesse riuscire a vincere in quel caso siamo ancora più vicini, esatto, alla vetta della classifica. Punto, dovremmo ringraziare il Lecco che così tanto ci ha fatto soffrire un paio di settimane fa. Sì, a quel punto andremo a 26 punti, esatto, a meno 3 dal Parma e a meno 1 dal Venezia, quindi sarebbe sicuramente un ottimo risultato, ma ancora ci sono 45 ragazzi, minuti. E poi devono arrivare gol da parte vincere nostra. E deve arrivare il nostro gol, questo ancora è chiaro. Ancora 0-0, la fine del primo tempo. Allora volevo, prima di salutare Nicola e dargli appuntamento al terzo tempo, perché noi andremo sicuramente, e con fiducia. Senti, qual è il drink che Dolce & Gabbana hanno gradito di più che tu hai preparato? Perché in quel caso non c'è stato proprio un drink dedicato, giusto? O sì? No, non c'è stato un drink preparato, diciamo che la serata si apriva con dello champagne, che sì, comunque poi l'altro drink più richiesto è stato la Rita, Margarita e Paloma. Ok, senti, noi ti facciamo un sacco di complimenti. Deve prepararne uno poi per Studio Stadio, Cinzia. Sì, ma guarda, se a me prepara Margarita, io sono contenta. Poi se vuole metterci un pizzico di rosa e nero... Con piacere, ragazzi, con piacere. Allora, ecco, prima della fine del campionato, inventa un cocktail rosa nero. Accetti la sfida? Eh? No. Assolutamente, con la promessa lo verrete a bere anche al locale. Certo, assolutamente. Certo, grazie, certo, a Nicola Padorno, grazie per essere stato con noi. E che cosa dire di questo primo tempo? Ciao Nicola, ciao. Grazie a tutti voi ragazzi. Ciao Carino, Nicola. Cosa dire di questo primo tempo? Primo tempo, allora, analisi del primo tempo, un primo tempo dove il Palermo sta cercando, non possiamo dire che comunque sta cercando, sta provando con le sue armi migliori, quindi con Insigne, come dice bene Giovanni, che rientra, con Di Mariano che comunque fa un lavoro tutto sommato d'aiuto anche con Aurelio, con Koulibaly che ancora una volta è il giocatore che in questo momento probabilmente è quello un po' più in forma sia da un punto di vista atletico, di presenza, sì, giocatore che riesce comunque anche ad impattare bene e a quasi sempre vincere i duelli, anche in aria si fa sentire, l'abbiamo visto prima sfiorare appena un gol, è chiaro che poi non ha la raffinatezza di un, sì, calciatore di qualità. È un Palermo comunque che riesce a tenere lontano gli avversari e tutto sommato ha rischiato poco, Pigliacelli è stato poco impegnato, anche grazie diciamo, come dire, a una difesa e a una cerniera di centrocampo composta appunto da Gomez e Stulaz che riescono comunque ad arginare bene il loro trequartista che è Vito e quindi sostanzialmente non è che abbiano creato molti pericoli, solo che bisogna stare attenti perché loro comunque punzecchiano, cioè non è una squadra, c'è tutto un secondo, esatto, tempo dove che comunque difende e basta, quindi è un Palermo che deve stare sempre equilibrato, attento, ma cercando anche di capitalizzare quel poco che riesce, certo, a fare, certo, e magari essere anche un po' più pulito nelle giocate finali, come abbiamo visto, come ho detto prima, spesso e volentieri perde troppo tempo, gioca troppo magari col pensiero di portare la palla sul piede forte, quando magari quando sei a 7-10 metri alla porta devi calciare anche di punta, certo, nel, certo, piedelle, perché altrimenti poi ti chiudono. Va bene, insomma avete sentito, no? Cioè il Lecco in vantaggio sul Parma in questo momento, quindi è vero che c'è tutto un tempo, però bisogna approfittare di queste condizioni e noi dobbiamo andare in rete e subito lo dobbiamo fare. Allora vedo che c'è collegato con noi Gianluca Ferrato. Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ascoltavo queste dissertazioni calcistiche con grande interesse, devo dire. Senti, ma grazie, segui il calcio?
Moltissimo, sono un grande tifoso dell'Inter, sono stato un boys quando ero ragazzo in curva, ho menato, le ho prese, tutto il repertorio. Beh, certo, tutto. Se le prendi le dai in qualche modo, ti devi difendere. Ma come nella vita mi pare, no? Questo, come nella vita, dirti. Come nella vita, se ti sei a Palermo... Come dice una bella canzone... Come dice una bella canzone di Fiorella Mannoia, per fortuna chi ci ha preso a botte, prima o poi le prenderà. Meno male, questo è incoraggiante, no? Te la ricordi questa canzone della Mannoia? Non me la ricordavo, neanche... me la vado no, a cercare. No, perché me la vado a cercare o l'accenni tu? Come faceva questa canzone della Mannoia? Non mi ricordo il motivo, ma mi ricordo molto bene questa frase perché mi rimase... molto impressa questa cosa, certo, perché un po' è vero che nella vita chi ci ha preso a botte prima o poi le prenderà. Ed è la prima Mannoia, quella del 1984, quando era prodotta da Mario Lavezzi, una parte della sua carriera che non ricorda volentieri, credo. Ah, davvero? Questo non lo sapevo, perché comunque è stata una bella... Beh, perché poi arrivano i grandi successi, ma arrivano i grandi autori, arriva come si cambia, quello che le donne non dicono, quindi arriva la parte cantautorale che è quella che a lei interessa. Certo. Quella precedente anche nei concerti non la fa male. Preparatissimo su Fiorella Mannoia, hai sentito? Cioè, proprio... No, preparatissimo sulla musica, guarda, non su Fiorella Mannoia. Sulla musica in generale, ma con una predilizione per la musica italiana? Sì, particolarmente, anzi quasi esclusivamente, devo dire. Gianluca è un attore, questo volevo sottolinearlo, è al Teatro Biondo ancora fino a questa sera. Una replica nella sala Strehler di uno spettacolo che sta a pochi giorni, perché voi avete debuttato mercoledì 8 e chiudete proprio questa sera con tutto sua madre e solo lui in scena e fa tutti i personaggi. E so che si ride anche tanto, raccontaci un po' questo tutto sua madre, perché è una storia sull'identità sessuale molto interessante che offre tanti spunti. Sì, è la storia di questo ragazzo allevato in questa famiglia parigina molto importante, con una madre molto ingombrante, terzo figlio probabilmente di tre maschi, e la madre decide che lui è omosessuale, mentre gli altri due fratelli non lo sono. Ma lui non lo è omosessuale, però vuole talmente non disattendere le buone intenzioni della madre che fa di tutto per diventarlo omosessuale. Ma fa dei maldestri tentativi, perché non essendolo naturalmente incappa in una serie di situazioni esilaranti in qualche modo. E finché a un certo punto di questa vicenda molto divertente incontrerà a una festa, a una cena di sole donne, una donna, e capirà che tutto quello che ha cercato, l'universo che ha cercato senza mai percorrerlo, è esattamente quello. E quindi capisce che è la madre ad avere paura che lui si possa innamorare di un'altra donna. Quindi col dispiacere della madre a questo punto? Col dispiacere della madre, sì, assolutamente. Ma fai tutti i personaggi, aspetta, madre, perché tu fai che lui alla fine affronta la madre e le dice: mamma, ti devo dire una cosa molto importante. Questa ragazza che lui aveva incontrato si chiama Amandine e lui dice: io e Amandine abbiamo deciso di sposarci. E lei, per tutta risposta, gli dice: ah sì? E con chi? Come dire che non poteva assolutamente accettare, prendere in considerazione non che questo figlio... questa cosa. No. Quanto dura lo spettacolo? Guarda, direi che dura... Guarda, sai cosa? Cambia un po' a secondo del rapporto col pubblico. Se molto ridono, è chiaro che... Tanto sei da però solo. Direi che dura un'ora e un quarto, un'ora e venti, che è tantissimo, perché io poi, appunto, interpreto tutti i personaggi, per cui, insomma... Vabbè, senti, un'esperienza però fantastica, accolta bene dal pubblico. Parlaci di queste serate in cui avete conosciuto il pubblico palermitano, anzi l'hai conosciuto È molto con questo bella rapporto questa domanda, diretto. E mi dà l'occasione per dire che questo è uno spettacolo che generalmente strappa tantissime risate, perché le situazioni sono molto al limite, sono molto estreme e generano quindi una grande comicità. Ma il pubblico palermitano è invece estremamente assorto, quindi ride poco, pochissimo, ride poco. Devo dire, da qualcosa, soprattutto la prima sera mi ha molto impressionato, perché
ci sono degli appuntamenti durante il testo in cui è impossibile non ridere, e invece loro passavano avanti senza ridere, poi magari assolutamente lasciandosi andare alla fine, ma durante il percorso dello spettacolo, che in genere appunto si avvale di una quantità piuttosto importante di risate, sì, non succede quasi mai. Ieri sera, devo dirti, sì, c'era un pubblico più, come dire, più andante con moto, diciamo, ecco, mettiamola così. Devo dire che questa è una cosa strana, perché noi siamo leggeri, noi siciliani in questo senso, sì, amiamo, sì, ecco. Perché? Perché erano questo, molto attenti, tu dici, hai dato una tua interpretazione. Guarda, devo dirti, anche Pamela Villoresi mi ha proprio detto, sì, guarda, veramente c'era un clima di attenzione nel non volere turbare questa storia che è così elettrizzante, che questa potrebbe essere la ragione per la quale lasciano andare questa, diciamo, bordata di applausi alla fine, senza annoverare all'interno proprio del percorso delle grandi risate. Potrebbe essere, sì sì, è un'osservazione molto, molto pertinente quella che fate, perché può essere, però stando dal di dentro ed essendo abituati da Bolzano in giù ad avere, insomma, grandi riscontri, no? Anche in termini di risate fa molto ti ha lasciato, ecco, ti ha fatto un po' impressione questa cosa. Tu hai debuttato al Teatro Biondo da piccolissima, sì, quanti, sì, anni, sì, avevi? 8 anni. Ecco, cosa ti hanno fatto fare a 8 anni? 8 anni io andavo in giro con uno spettacolo, sì, che era messo su da un maestro di musica nonché maestro di scuola elementare che si chiama, sì, Maurizio Piscopo, sì, ed era il centenario del cinema. Erano gli anni 90, era il centenario del cinema, e quindi facevamo delle canzoni dedicate al cinema. Sì. Tutta roba... Alessandra è una bravissima cantante, lo diciamo a Giancarlo che magari non la conosce, sì. E com'erano quindi queste canzoni? Ed erano canzoni molto, molto carine, canzoni leggere. Sul cantautorato, certo, sulla linea del cantautorato si faceva anche un collegamento ovviamente alla tradizione. Quindi ho cominciato a cantare, per dire, Rosa Balistreri all'età proprio di 8 anni. E quell'anno lì iniziò... Immagina, quindi sì, subito con cose belle forti. Con cose forti. E registrai un disco. Tra l'altro, se si va su YouTube si può sentire la mia voce a 8 anni, sì, proprio, sì, con un brano che si chiama Palermo d'inverno. Se lo cercate lo trovate, ed era proprio lì che... Io lo vado subito a sentire, adesso sono rotto dalla curiosità. Che faceva più o meno, te lo ricordi ancora, questo, cioè, Palermo d'inverno? Faceva tipo... Palermo d'inverno, sapete com'è? Cavalli, carrozze, biscotti e bignè, tramonti dorati e un chiaro di luna, la sposa che piange e il vecchio che suona... un po' così. Sentito? Giancarlo, volevo farti sentire la voce di Alessandra e ci sono riuscita. Lei è veramente molto brava. Allora, prima di salutarti, volevo dire ai nostri telespettatori, in questo momento siamo in diretta su TGS e anche su RGS, che è la radio della nostra famiglia, volevo dire che alle 20 c'è quest'ultima replica, quindi... C'è ancora tempo, volendo, per acquistare un biglietto per assistere a questa commedia così divertente, Tutto sua madre, interpretata interamente da Giancarlo Ferrato, che è in collegamento con noi. Gianluca. Scusa, ti ho chiamato Giancarlo. Prima ti avevo chiamato Gianluca, però, giuro. Sì, ma non mi ricordo, però mi chiamo Gianluca, ma figurati, però, va bene. Visto che tu sei così versatile, sei disposto anche a cambiare nome per l'occasione? Ma io sono disposto a tutto, guarda, tu chiedi, io sono disposto a tutto. Va bene. Grazie. A voi. Anche per la tua estrema simpatia. E forza Palermo, allora. E forza Palermo per l'occasione. Allora, noi siamo terzi in classifica in questo momento, non so se ogni tanto butti lo sguardo sulla Serie B, però non siamo soddisfatti. Sì. Tu hai fatto, ma siete terzi. Ma noi non siamo soddisfatti. Vorremmo di più, perché nella vita poi non ci si deve accontentare. Lui dice che il pubblico non ride molto spesso, no? Sì, sì. E quindi noi, il pubblico non ride spesso, così come noi non siamo contenti di avere un Palermo ancora al terzo posto, ancora, esatto, al quarto posto. Insomma, vogliamo Parma, sempre. Ma questo Parma lo dobbiamo raggiungere, che in questo momento è primo. Ma state vincendo? In questa oggi situazione state vincendo? Di parità, non ci sono stati gol, 0-0. Stiamo giocando con il Cittadella, squadra che non dovrebbe essere poi così complicata. Quindi un gol prima o poi arriverà. Dai.
Ci auguriamo prima, piuttosto che poi. Prima. Meglio non aspettare il finale, che poi va a finire che finisce 0-0. Non vorremmo accontentarci. No. Oh, ma becchiamo sempre ospiti interisti. C'era Biasin interista la settimana scorsa. Sì. Beh, comunque non stanno, è... Molti attori sono interisti. Molti attori sono interisti. Come si spiega? Ma non lo so, forse è la vena artistica, questa... La spiegazione ce la dà Gianluca. Perché siamo abituati a soffrire come gli attori. Vabbè, dai okay. Che... le cose andranno bene sicuramente, perché già stavano andando benissimo, no? Però abbiamo vinto anche in Champions mercoledì, insomma mi pare che la barra sia dritta, che si vada avanti, non mi pare male, devo dire. Va bene, non parliamo più di tanto, perché altrimenti dici colpa di quella lì che in diretta su TGS ha detto che le cose stavano andando bene, guarda, va bene, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao Gianluca. Ciao. Alla prossima, grazie a tutti. Ciao. Allora, a proposito di musica, prima di dedicarci siamo ripartiti. Siamo ripartiti già? Ecco, siamo ripartiti. Allora, andiamo da Giovanni Di Marco. Sì, eccomi qua, Cinzia. Siamo ripartiti da 30 secondi in questo momento. Il primo pallone è stato del Cittadella, che ha anche effettuato un cambio. Pandolfi per Amatucci, che era l'unico ammonito di questo primo tempo. Dunque il tecnico l'ha messo fuori per evitare il rischio di rimanere in 10 uomini. Koulibaly va a recuperare un pallone, lo va a servire a Matteo, che scarpa l'uomo. Vediamo se riesce ad arrivare sul fondo. Preferisce affidarsi a Gomez, che gli restituisce palla. Ancora Matteo, col destro, il cross verso Bruno. La palla arriva a Di Mariano dall'altra parte, non la controlla Di Mariano, è costretto a tornare sui suoi passi. Di luce scalvi Di Mariano, deve destra con alto avversario, la cena indietro per Sulas, alza il pallone Sulas, l'allontana ma di poco il terzino sinistro del Cittadella. Ancora Brunori, il dribbling, riesce a conquistare calcio d'angolo. Nel frattempo ti do il dato relativo ai biglietti venduti, che sono 5.799, quindi dando per scontato che tutti gli abbonati sono presenti, ci sono 18.400 persone allo stadio, sotto i 20.000, come avevamo in qualche modo previsto anche nel nostro collegamento dall'esterno dello stadio. Calcio d'angolo affidato a Insigne, il pallone arriva a Gomez all'interno dell'area, ancora Insigne di prima intenzione, il cross verso il secondo palo, troppo lungo per tutti, Castrati è bravo a leggere la traiettoria, ad agguantare all'altezza del secondo palo senza fare troppa fatica, e adesso è pronto a rimetterlo in gioco. Parliamo schierato tatticamente parlando allo stesso modo rispetto a quello che abbiamo visto nella prima partita, Koulibaly sulla stessa linea di Insigne e Di Mariano, e Brunori è unica punta. Brunori che sul finire del primo tempo ha sprecato, diciamo, la situazione che doveva diventare favorevole per l'eccesso di egoismo, avrebbe potuto appoggiare a Di Mariano, che arrivava da dietro, e metterlo praticamente in condizione di battere una sorta di calcio di rigore in movimento. Invece o non si è avveduto dell'arrivo del compagno, oppure ha preferito fare tutto da solo. Insomma, la situazione che poteva essere favorevole è sfumata. Siamo al terzo minuto di gioco con il Cittadella che prova a venire avanti, c'è un pallone lungo, attenzione per Sandolfi, chiude bene Lucioni, Palermo che finora dietro ha concesso pochissimo, non ricordo insomma parate impegnative da parte di Figliacelli. Siamo al terzo minuto, siamo sempre 0-0 a voi. Grazie Giovanni, stavo dicendo prima che siamo in diretta su RGS, che è la novità di questa stagione, quindi c'è anche della musica all'interno di Studio Stadio e c'è il successo di Colapesce e Di Martino, Sesso e Architettura. Stavamo commentando il video, vabbè, da Colapesce e Di Martino ci si può aspettare veramente di tutto, diceva Alessandra giustamente, sembra un po' il filmato che due turisti girano, no? Quando fanno visita ad una città, poi i cinesi sono molto bravi come i giapponesi, no? A riprendere, a fare video e immagini. Sembra proprio un filmino degli anni 90, cioè questa è la particolarità, ma loro sono con i sottotitoli, hai visto i sottotitoli del testo? In cinese. Fantastico. Vabbè, era Sesso Architettura, quindi ci siamo un po' distratti dalla partita, ma noi sorridevamo anche proprio durante la messa in onda del video. Tra pochissimo parliamo della tua orchestra tutta al femminile, perché è un vulcano di idee, Alessandra, quando si parla poi di musica trova sempre delle strade differenti. Però prima volevo chiedere questi primi minuti di secondo tempo, Calaiò.
Beh, un Palermo che è partito forte subito, immediatamente, come diceva appunto Giovanni, con questo calcio d'angolo conquistato a Brunori, respinto su una conclusione di Maria di Stulaz, e poi respinto, ha ripreso da Insigne, la palla è andata fuori. Quindi più o meno, insomma, la squadra sta mantenendo la stessa intensità, e dovremmo aumentare questa intensità, la dobbiamo, sì, anche un po' aumentare, se vogliamo creare pericoli a questo Cittadella, che comunque è molto molto stretto e compatto tra le linee, e quindi riesce poi a sgusciare con questi trequartisti, senza, devo dire, creare grossi pericoli comunque a Piacelli. Ma in ogni caso bisogna sempre stare un po' più attenti e soprattutto sveltire un po' questa manovra, cioè riuscire anche con un piede forte, con un piede un po' più debole, a mettere questi palloni dentro, magari metterli a rimorchio, non pensarci troppo, cioè giocare anche un po', come dire, con un po' con l'istinto del calciatore, quindi sapendo che i tempi di gioco sono importanti, perché se perdi quel tempo di gioco poi si chiudono e non riesci. Invece bisogna combinare più velocemente se vogliamo veramente provare qualche conclusione un po' più pericolosa. Alessandra, parlavo dell'orchestra di Sole Donne, bello fare rete in questo modo, no? Anche perché Palermo offre delle belle opportunità da questo punto di vista, non è stato difficile recuperare colleghe per poter tirar fuori qualcosa di meraviglioso. Sì, allora, diciamo che in generale la Sicilia, sì, è una fucina di talenti. La cosa difficile è stata trovare le persone che potessero comporre la parte della sessione ritmica. Ah, quindi, okay, che sono basso, chitarra, batteria, perché ad esempio, cioè, ci sono pochissime figure, ci stanno, certo, due batteriste, due bassiste, cioè sono proprio poche. Quindi questo è stato veramente difficile. Poi invece per quanto riguarda le orchestrali, sì, per cui violinisti, violiste, su quello abbiamo veramente ampio raggio di scelta. Tra l'altro nella mia orchestra ci sono veramente donne che vengono da tutta la Sicilia, che vengono, sì, anche da Agrigento, da Siracusa, professoresse che vengono da Messina, e tra poco, diciamo, questa è una cosa che non posso svelare, però restate connessi, sì, si creerà un'importantissima collaborazione con diciamo un ente molto importante della nostra città. Sì. Per cui la nostra famiglia si allargherà di molto. Si allargherà di molto. Sì. Intanto so già che tu stai lavorando al Capodanno. Possiamo dare qualche, sì, anticipazione in questo senso? Sì, allora, sarò... Sembra lontano, ma sembra in realtà lontano. È perché il meteo qui ci sta depistando, no? Sembra un'eterna estate quasi. Esatto, invece il Capodanno è dietro l'angolo, il Natale è dietro l'angolo, così come il playoff. Esatto. Come dicevo prima. Sì. No, allora, il Capodanno sarò a Villa di Lorenzo, è un Capodanno... Ah, sai già dove sarai? Sì, esatto. È già sistemata, sistemata lei. Sono già sistemata perché è il Capodanno organizzato da Galati, quindi, sì, famoso catering della città. Lo sa anche il giapponese, credo. Esattamente, sì, esattamente. Sai che il giapponese che ha organizzato al Teatro Massimo e al Teatro Politeama le, sì, sì, sue serate per festeggiare il compleanno, anche se in ritardo. No? Esattamente. E dunque Galati organizza questi tre capodanni, uno, sì, è a Villa Buffa, l'altro a Villa Semani, e quello dove sto io è quella a Villa di Lorenzo. Vabbè, dove... Che bello poter parlare già del Capodanno, sì, mi piace, bello, questa cosa, dai. Molto bello. Cala, io dobbiamo cominciare a organizzarci, però, sì, prima vediamo il risultato, no, di questa partita. C'è una chiamata al bar, non so per quale motivo, sì, perché si inquadra... Andiamo da Giovanni, così lui ci spiega. L'ha chiamato il VAR. Ha chiamato il VAR, ma non capisco sinceramente perché cosa. E perché neanche l'arbitro. Il fallo che ha preso a battere il Palermo è avvenuto all'altezza della tre quarti, su Di Mariano, lo ha commesso Salvi, che è stato ammonito. Palermo stava uscendo da una situazione, diciamo, difensiva con una triangolazione, è riuscita a ripartire, ma non capisco il VAR che cosa possa... Non lo sa neanche l'arbitro, Giovanni. E questa è una cosa un po' insolita, no? Intanto ci sono due cambi pronti, vediamo, in attesa di capire quello che succede, ci sono due cambi pronti, sono Mancuso e Valente, verosimilmente credo che usciranno i due esterni, uno è Insigne e l'altro è Di Mariano, che viene proprio avvertito da Insigne, dunque cambiano i due esterni al minuto numero 13 nel Palermo, Mancuso e Valente per Insigne e Di Mariano. Nel frattempo c'è forse qualche problema al VAR, sì, perché
il tecnico del VAR che è a bordo campo è andato a parlare con Fabbri, e quindi immagino che il motivo non sia qualcosa da riguardare, ma semplicemente che il VAR forse non funziona, c'è qualche problema e dunque c'è questa pausa. Quando siamo giunti al 13° minuto, ovviamente tutto tempo da recuperare, il Palermo ne approfitta per effettuare questi due cambi mentre l'arbitro è sempre a bordo campo con il tecnico del VAR vicino al monitor che gli permette insomma di vedere le situazioni più spinose quando viene richiamato dalla saletta dove ci sono i suoi colleghi. Quest'oggi sono Valerio e Gualtieri che danno un'occhiata a tutto quello che avviene e che può sfuggire all'arbitro, anche se abbiamo visto nell'ultima settimana insomma polemiche aspre, per esempio il Lecce Milan per un gol annullato in maniera diciamo abbastanza incredibile, mettiamola così. Mi pare che ci sia stato un cenno di intesa tra l'arbitro e il quarto uomo, non so se è ok oppure se c'è ancora qualche problema, ma in questo momento non si gioca e non vengono effettuati neppure i cambi, per cui vi restituisco la linea, vediamo quello che succede da qui a breve. Stavo anche guardando quanto è alto Koulibaly. Sì, è imponente. Mamma mia. E soprattutto quell'azione che ha fatto prima, che abbiamo visto in diretta tu mentre parlavi con Alessandra, sì. Si è visto assolutamente Koulibaly come su una palla lunga è andata a saltare, non è riuscito a controllare questa palla, gli è scappata lunga, sì. E stava intervenendo il centrocampista Pandolfi, credo del Cittadella, lui praticamente con una falcata molto molto lunga, quindi con queste leve che c'ha, è andata a riconquistarsi una palla che lui aveva perso. Hai capito, quindi, perché è così determinante, sì, per noi, molto molto prezioso in questo Palermo. Per questa ragione Corini diceva proprio ieri, è stato messo subito in campo, no? Nonostante fosse ma noi l'abbiamo appena detto, ritornato Cinzia, infatti se ti ricordi bene, sì, quando c'è stata dopo la partita con la Sampdoria abbiamo, sì, detto tra l'altro anche con Giovanni quando abbiamo fatto l'approfondimento del lunedì, dicevamo proprio questo, cioè Koulibaly è rientrato, io penso che Corini lo faccia subito partire, sì, all'inizio, nonostante diciamo un po' per abitudine sua, cioè del mister, è quella magari di fare subentrare il giocatore che viene da un infortunio per fargli prendere un po' di nuovo ritmo. Invece, sì, subito l'ha buttato dentro i cambi, e subito è rimasto, è stato determinante. Sì, i cambi che diceva Giovanni, Mancuso per Di Mariano. Quindi si è risolta, dico la cosa, questo è andato al VAR, però sì, poi non ha portato, sì, nessuna, sì, notizia. Sì. No, non abbiamo secondo neanche me un problema intuito tecnico. Per quale ragione. Ha un problema probabilmente tecnico. Probabilmente un problema tecnico, quindi non c'erano problemi di campo. Senti, di Mariano infame. Esce dal campo. Si può ritenere soddisfatto secondo te un po'? Ma guarda, io secondo me ha fatto la sua onesta partita. Okay, sì. È chiaro che lui può fare di più e deve fare di più, soprattutto in queste situazioni, come ti dicevo prima, dove lui deve, perché ce li ha nelle sue corde, trovare anche la giocata con il piede meno forte. Sì. Affondare di più. Poco fa, per esempio, ha dato una palla a Stulaz in una situazione dove lui era entrato dall'angolo dell'area di rigore, poteva tranquillamente puntare e magari calciare a giro la sua mattonella era quella, però quando tu cerchi il compagno da appoggiare si vede che ancora non sei del tutto pronto, anche esatto, fisicamente magari sicuro. Ha sempre un po' di quella paura, esatto, magari beh, di rifarsi normale, male. Ricordiamo però che l'ha rientrato dire e che poi comunque subito si è infortunato un'altra volta, esatto, quindi è lecito, esatto, per esatto, lui avere un po' di paura. Allora ti dico questa sigla che non ti dirà niente secondo me, di 4L1. D4L1. No, mi dice qualcosa. Ti però dice qualcosa? Mi dice qualcosa. D4L1. D4L1. Marco, buon sembra pomeriggio. La battaglia navale, adesso non lo so, però dico, mi dice qualcosa. Buon pomeriggio. Ti dice qualcosa questa sigla a te? Mi dice qualcosa. È lui. Ho capito. È il suo nome d'arte. Però sai, Calaioti conosce come Marco Birrotta, quindi insomma per lui è veramente difficile riuscire a dire. Ma può essere che lui mi segue, cioè, su Instagram e magari perché c'è non lo qualcosa. So, lo adesso subito. Non lo so, Marco. Ma lo segui su Instagram? Fatto grande. Sì, guarda, lo seguo su Instagram. Hai visto? Perché mi ha allenato per 10 anni. Esatto. No, è bellissima questa carambata. Ciao Marco, piacere di ritrovarti. Che effetto fa sentirsi dire? È quasi,
Sei fatto grande. Che effetto ti fa sentire dire sei fatto grande? Che effetto fa? È la verità, sicuramente. Quanti anni hai adesso? Mi conoscevo quando ero... Lui, cosa adesso sei, Marco? Li ho fatti la scorsa settimana. Quanto? 27? Sì, sì. Li ho fatti la scorsa settimana. Sì, sì. Lui è un classe 96. Lui è un classe 96. Era nel gruppo insieme ad altri componenti di quel gruppetto. Ecco, eppure bravo, ti dico, eppure bravo. Ruolo? Sì, 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 ruolo? Pure. Ma lui era un tre quarti attaccante, diciamo, spesso magari un po' appiccicoso, devo dire, ma appiccicoso da bambino, in che senso? Nel senso che con i compagni, con gli avversari, era sempre lì, insomma, però bravo, no, devo dire. Appiccicoso. Senti, Marco, ti riconosci? Voleva vincere, no? Cioè, sai, aveva quella cosa di dover vincere, quindi quando non vinceva si innervosiva. Allora... Facevo fatica a perdere. Esatto. Insomma, era uno che sgomitava, cioè quello che ci vuole, cioè è ben inserito nel momento attuale, no? Sì. Alessandra, dove ma quindi adesso che fa? Aspetta, fammelo dire, perché vorrei capire, hai visto? Allora, che cosa fai? Canta la trappa. Adesso faccio l'acconciatore, il coiffeur e faccio musica. Ah, hai visto? Musica, bravo, ecco. Bravo. L'acconciatore ha i capelli belli folti, insomma, quello è intuibile, no? Ma per uomo o per donna? Per uomo o per donna? Siamo interessate. Cioè... In realtà ho preso da poco in gestione una barberia, ma prima ho lavorato sia per uomo che per donna. Ah, okay. Senti, voglio farti una domanda. Da $1 milione, perché hai smesso di giocare a calcio? Perché ho smesso di giocare a calcio? Perché probabilmente ho capito che non era la mia strada, perché il calcio per me è sempre stato uno sfogo, è sempre stato, diciamo, quello sport che mi permetteva di scaricare tutte le tensioni. Però quando mi ci sono ritrovato a doverlo fare come lavoro, sono finiti gli stimoli. Bravo. In più, evidentemente, non ho avuto la fortuna di fare parte di famiglie calcistiche importanti che hanno fatto sì che io potessi vederlo come lavoro e di conseguenza ho cambiato strada. Questa è la storia di tanti. Allora, è la storia di tanti ed è anche un attimo, voglio andare non da Giovanni. Non è un infortunio normale di Coulibaly, diciamo, una di quelle sgomitate. Non toccateci Coulibaly, per favore. È uno di quei contrasti. Manteniamo Coulibaly. Le distanze da lui, perché ce lo vogliono far fuori, secondo me. Sì. Ecco, va bene, ma non lo sentiamo Giovanni? Io ci andrei. Sì, andiamo. Andiamo da Giovanni. Sì, Cinzia, io sento di nuovo molto piano. Comunque c'è Coulibaly a terra che ha subito un colpo alla testa. Alla testa, c'è una gomitata. Sì, c'è una gomitata, dice ok, intanto il dottore Matrascia alla panchina, quindi evidentemente Coulibaly, che prende adesso gli applausi del pubblico del Barbera, è in grado di continuare. L'azione era proseguita, stavo dicendo, non ho capito perché, però Matteo nello specifico non ha inserito un pallone che poteva diventare ovviamente pericoloso. Comunque adesso si riprenderà con la palla 2 che verrà verosimilmente data alla Cittadella, mentre Coulibaly è costretto ad uscire dal campo perché è entrato lo staff medico. No, non ce la fa, entra Segre. Che peccato, ha preso una gomitata nella tempia. Ma tu hai detto che era che era una cosa da niente. Quindi entra Segre al posto di Coulibaly. Gli applausi. No. Esce Sulas, allora avevo visto bene. Infatti non... avevo visto bene allora. Esce Sulas ed entra Segre, quindi Coulibaly torna in campo. Ma ho visto un pollice alto di Matrascia, mi sembrava appunto un segno indicare che Coulibaly era nelle condizioni di riprendere. Quindi fuori Sulas, che oggi non è riuscito a dare forse quella velocità necessaria al Palermo in fase di impostazione, entra Segre. Quindi adesso vedremo come insomma il Palermo si ridisegnerà, ma non è molto complicato. Mentre Coulibaly torna in campo con il pallone che viene assegnato ai difensori del Cittadella. Dicevo, Segre va a fare coppia davanti alla difesa con Gomez. La posizione è praticamente la stessa, anche se ovviamente c'è più corsa, ci sono più muscoli forse adesso in mezzo al campo. Bruno Segre va ad inseguire il numero 16 della formazione del Cittadella Vita, che però preferisce ripartire da dietro. Il Cittadella ovviamente abbassa il ritmo quando ha il pallone, non
diciamo, si ammazzano la vita ovviamente per alzare i ritmi, fermo restando insomma che le sortite offensive possono risultare comunque pericolose, però fino a questo momento non si è visto un granché davanti per quanto concerne il Cittadella. Adesso ancora la formazione però veneta con Koulibaly che si addormenta su un pallone, riesce a servire in qualche modo Cassano sul fronte destro d'attacco, si continua da quella parte, c'è Salvi che scambia ancora con un compagno, poi il tentativo di allontanare non riuscito, il pallone finisce tra i piedi di Branca, ancora il Cittadella, lungo possesso palla, palla dentro per Cittarello, vediamo se riesce a mettere un cross in mezzo, c'è l'intervento di Gomez e poi di Aurelio a spazzare, ma ancora il Cittadella, il Palermo non riesce a riconquistare palla e a ripartire, si riprova sempre da destra con Carriera, sentiamo questo pallone messo in mezzo, all'indietro la botta, palla che finisce fuori di poco, è stato vita se non ho visto male a sfiorare il gol, almeno questa è stata la sensazione che ho avuto io, una conclusione che è finita di poco al lato. Adesso è il Palermo che ci prova da destra con Valente, prova a far partire Mateo ma sbaglia la misura del passaggio, mentre c'è un cambio anche nel Cittadella, esce Pittarello ed entra Maestrello al minuto numero 24, Maestrello che se non ricordo male ha fatto doppietto nel 3-3 della passata stagione al tombolato, e poi esce anche Cassano ed entra Mastro Antonio. Questi cambi a voi. Grazie Giovanni, allora so che c'è anche Toto Gebbia collegato con noi, fatemelo salutare e poi continuo a parlare con Marco. Eccolo qui, ma stai anche vedendo la partita Totò? No, non stai vedendo. Ascolto, vi ascolto, ho ascoltato finora la partita. Ah, che tramite noi, praticamente, ricordiamo, presidente Fidal Sicilia e poi organizzatore della maratona, sta arrivando domenica prossima, noi faremo la sosta, ma lui non si ferma e non si fermeranno neanche i palermitani che correranno per la maratona e la mezza maratona. Ne parliamo tra poco, c'è la 28esima edizione, stai proprio crescendo con la maratona, Totò. Stiamo invecchiando più che altro, sai? No, invecchiare no, cioè dire invecchiare fa pensare a qualcosa che si sta deteriorando, invece proprio crescendo significa che si migliora e si è sempre in un processo evolutivo. Arrivo subito, andiamo da Marco. Devo dire che questo è un pomeriggio di grandi emozioni per te. Ti ho fatto vedere tuoi pupilli del calcio, prima Nicola Padorno, adesso Marco. Nicola mi porta molto molto indietro, mentre Marco vabbè, è un giovane. Po' più sì, anche perché, ripeto, quello che dicevamo, a parte il gruppo con Notolo, Curcio, insomma c'era un bel gruppetto. No, ma il senso, diciamo, di quello che dice Marco è corretto. Cioè, quando i giovani calciatori poi arrivano ad una certa età, 18, 19, 20, capiscono che chiaramente non è il futuro, cioè il calcio non ti fa campare la famiglia, quindi no, non può devi mai essere fortunato. E allora devi è chiaro che, ecco. Ecco perché si dice sempre non abbandonare la scuola, cioè bisogna continua avere a fare sempre il tuo piano B, studia, ecco. Esatto. Lui invece ha trovato insomma un'altra professione, ce l'ha detto. Magari il calcetto se lo farà, si farà magari le partite. Giochi, tra gli la amici. Partitella la fai, no? Ma in realtà ho ricominciato a fare qualche partitella con gli amici negli ultimi anni, ultimi 2 anni, perché avevo perso un pochettino. Ma lui vuole parlare di musica, è vero, adesso Calaiotti fa parlare ancora di calcio, però Alessandra, volevo chiederti che approccio hai con la trap? Sei diffidente, stai lontana, oppure pensi che comunque chiunque faccia musica ci mette il cuore e che quindi vada accolto e apprezzato in egual misura? Allora, guarda, io penso che sia un genere musicale, ovviamente è apparso da pochi anni nella musica internazionale, ed è apparso proprio nella musica internazionale, cioè nel senso negli che... Negli Stati Uniti, credo che negli Stati sia partito Uniti, da dove è partito il rap. Ecco. Esattamente, quindi dagli Stati Uniti poi si è diffuso appunto in tutte le nazioni, e dunque è giusto e normale che anche l'Italia abbia la sua rappresentanza di trap. Certo. Poi i gusti sono più o meno discutibili, perché sai Cinzia, la musica è bella perché varia, così come la vita, cioè nel senso è bene che ci sia spazio per tutti, secondo me. Giusto, condividiamo appieno. Marco,
Dunque, adesso noi faremo vedere questo, questo video che inneggia anche in qualche modo alla squadra rosanero, perché ho visto molte maglie rosanero indossate in quel video. Ragazzi di zona, è uscito questo, questo brano che racconta, è un po' lo stile di chi fa della trap, no? Che parla del, del sociale, soprattutto di quegli ambienti degradati. Diciamo che delle, sì. Ho cercato di giocare, di fare leva infatti su un punto cardine della trap, che è quello, adesso al giorno d'oggi chi fa trap, chi fa musica rap, parla sempre solo di criminalità e di inneggiare alla criminalità, che penso sia il messaggio più sbagliato che si possa dare, soprattutto quando... chi ti ascolta ha un'età media veramente bassa. Quello che abbiamo provato a fare è stato appunto far parlare la nostra zona, che per l'appunto è Quillas, e ricordare alla Sicilia, all'Italia, al mondo, a Palermo, a chi ci ha ascoltato, che non è più uomo chi è che fa le scelte più facili, ma è chi cerca di costruirsi giorno dopo giorno, chi cerca di mettercela tutta in quello che ama, che può riuscire a diventare un uomo, che è la cosa principale che dobbiamo ricordarci di essere e nella questo, vita. Insomma, questo ha, quindi ha creato... ho cercato di abbandonare proprio il cliché della malavita. Ecco, Ragazzi di zona infatti parla di ragazzi che sono cresciuti e che vivono in un quartiere come Cruillas, dove le occasioni per distrarsi e andare in una cattiva direzione ci sono, e però come dici tu è più difficile mantenere, come dire, una certa integrità e non lasciarsi condizionare, no? E attirare dalla, dalla malavita. Proprio... Sì. Proprio per sostenere il messaggio abbiamo chiamato Tony Matranga, sì, che adesso è alla fine vediamo, del pezzo. Tony, adesso lo vediamo, Tony Matranga. Dice qualche frase per però fare capire il messaggio esatto del pezzo, aspetta, per non Marco, equivocare. Te lo faccio sentire, però volevo andare prima da Giovanni. Non distraiamoci dalla partita, siamo al 73esimo e poi ti faccio vedere sia il video che anche le parole di Tony Matranga. Giovanni? Sì, Cinzia, eccomi qua, c'è un tentativo intanto di Carriero Murato, poco fa un calcio d'angolo regalato alla, al Ciutadella, che è diventata una chance con un colpo destro di Maestrello che è finito fuori, alto sopra la traversa. Adesso è Segre che prova a pescare e riesce nel suo intento. Valente, Valente sulla destra, vediamo se si inventa qualcosa, va a cercare Mancuso in area di rigore, lo trova, Mancuso è circondato, palla di ritorno a Valente, il cross in mezzo, allontanano i difensori del Cittadella, Cittadella che è molto bravo a chiudersi a riccio quando il Palermo prova la ripartenza, adesso Gomez che prende il 2-1 e riesce a non lasciare palla Maestrello, poi in qualche modo Lucioni e gli applausi del pubblico che spingono, che spinge il Palermo. Bravo, viene ancora una volta rallentata la manovra da un Aurelio che non sa cosa fare del pallone, poi scambia con Segre, adesso è vicino al calcio d'angolo Aurelio, prestato da un difensore del Cittadella, guadagna soltanto un fallo laterale, tocca le mani lo stesso Aurelio alla battuta, vediamo che c'è Segre che indica qualcosa all'arbitro, vediamo cosa succede, ma mi pare che siamo pronti per proseguire, per ripartire, siamo giunti al 31esimo minuto, si attende forse qualcosa, no, c'è la battuta con le mani, in mezzo per Koulibaly, attenzione perché prosegue, il pallone viene deviato, la traiettoria prosegue, dunque palla però che finisce docile tra le braccia di Cassano, devo dire, partita brutta, ritmi molto bassi, Palermo che per non dire è riuscito neppure con i cambi ad imprimere un ritmo diverso, di solito insomma magari quando vuoi vincerla riesci in qualche modo anche grazie all'ingresso dei nuovi giocatori ad alzare il ritmo, invece il Palermo non è riuscito finora a fare neppure questa operazione. Palla in mezzo, Gomez ferma tutto, chiedono un fallo di mano, non c'è nulla, dice l'arbitro che si è posizionato benissimo, adesso Valente da Koulibaly, vediamo se Valente riesce a scappare all'avversario, lo tiene bene lì invece il numero 24 Carizzoni, si appoggia a Matteo, ha di nuovo tutto fermo e palla di nuovo a Lucioni. Cittadella tutto dietro la linea della palla, mormora il pubblico, Palermo che non è riuscito finora a creare grosse occasioni, soltanto alla fine del primo tempo con quel pallone che dicevo di Insigne che ha trovato in maniera fortuita Koulibaly, un soffredente che è finito di poco e alto, quella è la chance più ghiotta. Finisce giù adesso un giocatore del Cittadella che riesce a mantenere il pallone tra i piedi e poi prova a far ripartire Maestrello.
partita, alla fine Marcello guadagna fallo laterale, partita molto rilasciata, si prosegue con adesso il Cittadella ovviamente che cerca di guadagnare secondi ogni volta che ne ha la possibilità. Adesso per questa partita con le mani l'ex di turno Salvi impiega qualche secondo di troppo per rimetterla in gioco. Ricordiamo che nel Cittadella sono entrati oltre a Maestrello anche Mastrantonio per Pittarelle, poco fa Angeli per Nego. Il Cittadella ha ancora un cambio a disposizione, mentre il Palermo ne ha altri due, perché sono entrati Segre per Sulaz e, come avevamo detto, anche Valente e Mancuso per gli esterni titolari. Attenzione adesso a Maestrello, palla deviata, finisce nella zona di Lucioni che allontana, anche era Marconi, ancora il Cittadella che insiste. Salvi per il centrale che però senza fermarsi, perché c'è un giocatore con i campi ed è Filippa lì, viene chiamato adesso, vediamo chi, perché non mi pare che abbia molta scelta. Morini, c'è Henderson, sì, viene chiamato Henderson, ricordiamo che Fatic non c'è, dunque sarà questo altro cambio, sarà il terzo slotto, non so se vorrà utilizzare tutti e due i cambi Morini, credo di sì, perché viene chiamato anche Bustaro, mi pare di vedere Bustaro, no? Forse no, è Lund, allora Henderson nel Lund, tra poco arriverà il loro momento, immagino per Koulibaly che ha avuto crampi un attimo fa e per Aurelio, a voi. Stai buono, che dalla regia mi dicono che continui a girare il tuo cellulare, mi ha detto prima Calaiò, ma lui è così, allora Caracausi mandiamo il suo video, dai. Ti ho vista in strada, qui in zona, con quelle Gucci blu. Poi sei passata in via Roma e non ti ho vista più. Sembri una fata, finora rivivo un déjà vu. E sei scappata di corsa da quelle luci blu. E fanno me, me sulla moto. E fanno me, me casco mamo. E fanno me, me sembra un gioco. E fanno me, non pensano a dopo. Siamo i ragazzi di zona, non ci pensare più a quelle notti di corsa, scappo le luci blu, sembra una gara, la mala, qua non si è vista più, ma vanno in para, quei raga che stanno sempre giù. Giri strani in zona, mala non perdona, per la strada sola, sembra la pizzola. Fumo il meglio, in tasco il caramello, amico resta sveglio, se vuoi girare qua. Ma non ti sento, se spendi lo stipendio, vacanze con l'assegno, ma vuoi restare qua. Giri strani in zona, ma la non perdona, per la strada sola, sembra la rizona. Siamo i ragazzi di zona, non ci pensare più a quelle notti di corsa, scappo le luci blu, sembra una gara, la mala, qua non si è vista più, ma vanno in para, quei raga che stanno sempre giù. Ecco, rientriamo, io ho detto, ma vuoi vedere che mentre va il video di Marco adesso segna il Palermo? Niente, non c'è stato verso, nemmeno con ragazzi di zona che ci ha riportato a questo quartiere, alla periferia di Palermo, Cruillas, dove tutti indossavano la maglia rosanera. Sì, sì, sì. Giovani, era un messaggio importante di rappresentanza. Esatto. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo, Marco. Ok? Grazie. E alla prossima. Ciao, vuoi Marco. Dire qualcosa a Marco? Ciao, no, ti auguro. E Forza Palermo. E Forza Palermo. Gli auguro un mondo di bene. Ok. Auguro un mondo a proposito di Forza bene. Palermo, mancano 9 minuti al 90esimo. Andiamo da Gabriele Messina. Gabriele. Sì, Cinzia, perché se vogliamo farci ulteriormente del male, devo dirti che il Lecco aveva allungato 3-1 sul Parma, poi il Parma ha accorciato un attimo le distanze al momento, al 79esimo il risultato è di 3-2. Vince anche alla Ternana in casa dello Spezia, 2-1 all'80esimo e hanno appena annullato un gol alla Cremonese che
si è portata avanti 2-0 sul Brescia, aveva fatto anche il terzo gol, per cui segnano su tutti gli altri campi tranne che al Barbera. Ma com'è? Cioè, sembra proprio stregata questa porta. Ahimè, devo dirti di sì. Cinzia, rispetto alle altre partite, facciamo finire Gabriele. Sì. No, dicevo, il pensiero dei nostri tifosi è sempre legato alla mancanza di gioco, alle scelte discutibili dell'allenatore. Ci scrive Stefano, la squadra non è strutturata per andare in Serie A, direttore sportivo non idoneo per la B, ci vorrebbero direttori come Foschi e Sabatini. Cercasi direttore sportivo, poi ancora, se questa è la squadra che dovrà fare il salto di categoria, mi viene difficile crederci, non vedo una squadra combattiva per ottenere la promozione, ci scrive Gianni. Ragazzi, ha giocato tutti, si è giocato tutti. Ed è... Sì, no, ho capito, si è giocato tutti i cambi? Sì, adesso sì. Non è entrato Soleri? No. C'è qualcuno che parla di Soleri tra i messaggi che abbiamo ricevuto? Ma guarda Cinzia, in realtà sì. No, nessuno diceva su perché Soleri, non Soleri. Su Soleri no, è un pensiero generale sull'andamento, sulla gestione della squadra, sul fatto che insomma la mancanza di gioco lascia poche speranze a una promozione diretta, e questo è un po' il pensiero che anima i nostri tifosi a casa. Sempre Valente e Mancuso sono i nomi più citati dai nostri tifosi a casa, ecco. Ho capito, va bene, allora andiamo da Totò. Totò, dicevamo prima che è quasi tutto pronto, che poi gli ultimi giorni sono veramente importanti per riuscire a fare 100 milioni di cose in un sol giorno. Allora raccontaci questa 28esima edizione della maratona, che ogni anno vede arrivare artisti e maratoneti praticamente da tutto il mondo. Noi parlavamo prima della potenza fisica, Totò, di Koulibaly che si vede in campo, che è senegalese. Il Senegal porta dei grandi maratoneti? Devo dirti, intanto buonasera a tutti. Sì. Poi volevo dire all'amico nostro che anche io ho fatto calcio. Ricordo che quando avevo 10-12 anni ho iniziato a giocare a calcio come terzino sinistro nei giovanissimi del Cosmos. Cioè, chi si ricorda bene i giovanissimi del Cosmos, figurati. Senti, c'è cresciuto Massimo Taibbi. Poi ti sei dato all'atletica, però. Un passaggio alla pallavolo e poi definitivamente all'atletica. Ecco, dove hai ottenuto le maggiori soddisfazioni. Insomma, come calciatore hai pensato poi bene di andare appendere altrove. Le scarpe al chiodo. Hai appeso le scarpe ogni tanto la partitella. Preferisci il padel al calcetto? No, non preferisco nessuno dei due. Io preferisco farmi una bella passeggiata. Ti dico una corsa, ma una passeggiata è un'ora. Stupendo, un'ora. Bravissimo. Perché senti, parliamo di salutare. Perché il padel calcetto non è per niente salutare. Ecco, soprattutto il padel vedo sempre gente ferita, sì, gente infortunata. Stressa molto i muscoli. Cioè, ancora si continua. Stressa. Allora, parliamo della 28esima edizione. Si giocherà domenica prossima. Sì. Avvisiamo tutti. Intanto stiamo vedendo la t-shirt. Partiamo. Si corre raggi, Cinzia. Si correrà, esatto, questo. Allora, cosa ho detto? Si giocherà, vedi, questo non ci ho fatto neanche caso. Stavo guardando invece la t-shirt, molto bella. Vuoi dirci qualcosa sulla t-shirt di questa edizione? Ma devo dirti che da quest'anno abbiamo stretto una partnership con Yoma che ci ha permesso di personalizzare, loro stessi hanno permesso di personalizzare la maglia, l'hanno fatto con noi e l'hanno fatto con altre maratone internazionali, di Firenze, di Valencia e così via, e devo dirti che loro sono molto attenti a questa mission per quanto riguarda la maglia, perché d'altronde il maratoneta che si appresta a correre ci tiene molto alla maglia e alla medaglia. È vero, adesso la medaglia la faremo vedere. Questa maglia andrà a tutti gli atleti che parteciperanno? Se le iscrizioni come stanno andando? Quanta gente orientativamente ci sarà a correre? Siamo in questo momento siamo intorno ai 1800 iscritti. Beh, tantissimo. Allora, l'invito anche da parte del Comune, che proprio per questa occasione ha voluto istituire la prima giornata dedicata all'ecologia, che possa essere un incentivo a lasciare i mezzi a casa, l'auto, la moto a casa. Bisogna camminare a piedi e godersi la città. Ecco qui, tu dicevi prima, la medaglia ci si tiene. C'è anche una novità nella medaglia di questa edizione?
No, vedi, noi abbiamo sempre... Vedo la città di Palermo, sempre a quello che è... Vedo la cattedrale. Sì, puntiamo sempre al binomio turismo e sport. Sì, sì. E nelle medaglie che abbiamo fatto negli anni passati abbiamo sempre tenuto a risaltare quelli che sono i monumenti storici di una città come Palermo, che è bellissima. Sì. Anche perché chi viene a gareggiare, chi viene a Palermo, e sono ben 34 paesi stranieri in questo momento iscritti, viene non soltanto per la prestazione cronometrica, ma per visitare quei 2-3 giorni la città di Palermo, quello che offre. Quindi un indotto straordinario, ecco, che dà una grande mano, esatto, alle presenze turistiche nella nostra città. E questo appunto è una mission della maratona, proprio per questo c'è l'appoggio delle istituzioni, perché è sempre stata molto importante. Però negli ultimi anni, se devo possiamo dirti dire, che è abbiamo ancora di più. Sì, sì, assolutamente. Devo dirti che il mese scorso abbiamo sottoscritto un protocollo tra 4 maratone internazionali che si svolgono sul Mediterraneo, sì. Cipro, Salonicco, Palma di Maiorca e Palermo. Abbiamo stretto questo protocollo d'intesa tra le 4 manifestazioni per promuovere quelle che sono le manifestazioni nel mondo. Saremo presenti anche a Londra, Berlino, Parigi e Madrid. Ma questi che sono bello. Gli appuntamenti che faremo il prossimo anno, dove promuoveremo i nostri eventi, la città di Palermo. Insomma, ti stai continuando a dare un grande affare, poi cioè, è arrivato anche negli ultimi anni questo ruolo di presidente FIDAL, che sicuramente dà grande visibilità anche all'atletica, che occupa un posto e ha sempre occupato un posto importante, no, nella nostra città. Assolutamente sì, la storia ci insegna che il mezzofondo siciliano è stato, come dire, il fiore all'occhiello dell'atletica internazionale, dalle Olimpiadi di Los Angeles agli ultimi di Budapest, sì, da Toto Antipo ai gemelli Zuclami, dico tutto, noi abbiamo dato sempre, ci siamo ritagliati quello spazio importante nel mezzofondo, ma negli anni 90-2000 abbiamo avuto anche lo spazio nella velocità. Okay. Vi ricordo che la medaglia d'oro della staffetta, dietro la medaglia d'oro della staffetta c'è un siciliano, perché l'allenatore Filippo Di Mulo è lui che ha composto la staffetta, è lui che ha messo in atto tutti questi risultati. Senti, ultima cosa e poi andiamo allo stadio. Ovviamente partecipano i professionisti della corsa, ma c'è spazio anche per quelli che si dilettano, no, a correre. C'è spazio per assolutamente tutti. Sì, dico, teniamo presente che le nostre leggi sono un po', come dire, molto ristrettive. Per correre bisogna avere un buon certificato medico per attività agonistica, certo, e un tesseramento. Esatto, questo basta per iscrivervi alla maratona che si correrà domenica prossima. Senti, sì, dimmi. Ce l'ho altri 2 secondi? Sì, certo. Assolutamente, da quest'anno getteremo le basi per il 2024 per istituire con l'amministrazione comunale le giornate ecologiche, e cadrà ovviamente il prossimo anno a novembre, in occasione alla maratona, una giornata ecologica, sì, per la città. Adesso non dite non lo sapevo, non andate per le strade della città domenica, perché troverete tutto barrato, perché la città è chiusa per dare spazio alla maratona, a questo grande evento di sport e di cultura, come ci diceva Toto Gebbia. Quindi noi cerchiamo di fare anche questo servizio, informarvi e anzi darvi delle indicazioni per partecipare. Ma grazie io... Totò, mi sembra, sì, che questo aveva siamo al 90esimo, fammi andare. Sì, allora, andiamo aspetta, da Giovanni, ma credo aspetta, che stai fermo lì, Vittorio tanto, De Simone. Tanto hai okay, aspettato andiamo. Tanto tempo, adesso finisci di aspettare. Giovanni, seguiamo questi sì, ultimi minuti. Sì. 9 per la precisione, ecco, minuti di dai. Recupero con il Cittadella, che però ad essere sinceri sembra avere più benzina nelle gambe, perché
la sensazione è che insomma abbiano più serenità anche nel giocare il pallone. Il Palermo la butta avanti, non riesce a trovare mai la testa di qualcuno. Adesso un pallone lunghissimo per esempio di Quigliacelli per Brunori e Mancuso, che non hanno trovato la palla anche a centrocampo nonostante i cambi, Segre, Henderson, lo stesso Valente, la sensazione è che arrivino sempre prima, e di conseguenza insomma il Palermo, pur avendo rischiato poco, attenzione adesso al fallo però subito da Marconi che si arrabbia con l'assistente, voleva un fischio magari forse qualche secondo prima perché ha temuto che da quel pallone potesse nascere una situazione pericolosa a favore del Cittadella. Il fischio comunque è arrivato e dunque si è ripreso già con il pallone ceduto a Quigliacelli che va alto verso Brunori. Il pallone però viene conquistato ancora una volta dalla difesa del Cittadella, altro lancio lungo, stavolta le cose adesso sono lunghissime, è Gomez che chiama in causa Lund, è entrato poco fa al posto di Aurelio, Lund non sa che fare col pallone, si muovono pochissimo i giocatori del Palermo là davanti, ancora Quigliacelli, si allarga Matei, sbaglia Quigliacelli, Matei in qualche modo subisce fallo, era corto il passaggio di Quigliacelli, Matei stavolta è stato bravo a metterci il corpo e a prendere un fallo. Dunque calcio di punizione con Lucioni che va alla battuta, siamo praticamente sulla linea di centrocampo, terzo minuto di recupero, ricordiamo sono 9, spieghiamo questa azione e poi vi restituisco la linea. Alzerà verosimilmente il pallone Lucioni, eccolo qui, verso Brunori, il colpo di testa, Mancuso, esce il portiere, Mancuso lo anticipa, però è costretto ad allargarsi, Mancuso per Brunori, la alza di nuovo, colpisce male, Castrati se lo ritrova tra le braccia, non riesce niente al Palermo questa sera, anche le cose più facili diventano complicate, un Palermo che sicuramente ha risentito della partita vinta col Brescia dal punto di vista fisico ed emotivo, perché comunque è stata una gara molto dispendiosa, non ha certamente fornito lo stesso tipo di prestazione e per certi versi insomma ha dato l'impressione di essere quasi in balia, no? Del gioco lento del Cittadella, che adesso prova con passaggi ravvicinati a avvicinarsi alla forza difesa da Quigliacelli, il pallone verso Maestrello, chiude tutto Marconi, uno dei migliori, poi c'è il fallo subito da Segre e il giallo per Segre che lo ha chiamato e per mi pare il 23 che è sì, Branca, quindi Branca ha subito il fallo, Segre lo ha chiamato e si è preso pure lui il giallo, come a dire all'arbitro decido io, fatti i fatti tuoi, e dunque giallo anche per Segre. Linea allo studio, mancano 5 minuti al termine. Dai, dai, allora Totò, dobbiamo portare un po' di buone sensazioni e vibrazioni, good vibes al Barbera per riuscire a vincere, però tu... Guarda, aspetta... l'ultima volta che sono stato sì, al Barbera... che è stata una partita di playoff lo scorso anno, sì, quando sono arrivato lì non andavo allo stadio dal 2007, che quella volta andai con Pietro Mennea allo stadio quando Palermo sì, incontrò il Milan e vinse 3-1 e in quell'occasione vinse il Palermo, mi auguro che sia positivo questi ultimi 5 minuti di mia presenza, dai. Però adesso vorrei commentare quello che ha detto anche Giovanni e quello che magari qualcuno dirà, il Palermo è stato in campo mercoledì, ha giocato con il Brescia una partita giocata con il cuore, con tutta volontà, dopo appunto risultati negativi delle ultime settimane, di vincere, portare a casa la vittoria, e tornate in campo. Allora io sono d'accordo con Cucci che fino allo scorso anno da questo studio diceva ma anzi è meglio quando si giocano queste partite ravvicinate, perché comunque c'ha intanto anche l'adrenalina, se vogliamo, della vittoria, e quindi ma veramente questo invece può influire negativamente? Lo chiedo a te che sei stato un atleta. Ma vedi, io parto dal presupposto che innanzitutto si gioca troppo, sono troppe le partite che si fanno in settimana. Poi l'armonia dello spogliatoio credo che sia propositivo. Io do la massima fiducia a questo Palermo, anche perché in questo momento si trova nella terza posizione. Certo, quindi posizione, se non cosa vogliamo errare, contestare? E ancora facciamoli giocare, perché dico, teniamo presente che noi ci confrontiamo con 33.000 allenatori, che
tutti dicono la sua, tutti dicono la sua, fate lavorare Corini e andate avanti. Oltretutto la struttura c'è, l'unica cosa che io dico, cercate di rifare l'impianto Barbero, che credo che sia un pochettino... È vero, questo è molto discusso in questo periodo. Tu volevi chiedere una cosa velocemente, no, poi andiamo allo stadio per De Simone, se Vito De Simone credo che sia stato uno dei fondatori. Ma guarda, Vito De Simone assieme anche a tanti altri organizzatori è stato uno dei primi a portare le gare su strada, le gare su strada, la realizzazione di corsa su strada. E poi c'è uno dei nostri amici che abbiamo spesso invitato qua, Rashid Berrati, che è uno degli olimpionici. E beh, certo, lui è Sì, Rashid Berrati, dico, collabora ancora col CONI, collabora col CONI, fa molta attività giovanile nelle scuole. No, ragazzi. Giovanni, non ci voglio credere. Sì, ha segnato il Cittadella, l'azione prolungata da calcio d'angolo con il pallone per messo in mezzo, e la gente che applaude adesso il Cittadella, che si porta 3 punti, gol di Pandolfi, vanno a festeggiare sotto l'ospizio di curva riservato ai tifosi, ai loro tifosi. C'è stato questo applauso ironico, mentre c'è il rosso per per il vice di Rigori, che è entrato in campo per festeggiare il gol di Pandolfi al minuto numero 96, se non ho visto male, quindi all'ottavo minuto di recupero, e il gol di Pandolfi, partita che si avvia ormai alla conclusione, ci sarà un minuto, c'è stato questo cross dalla sinistra, su azione di calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo, ci sono grossi di Carissoni, se non mi sto male, la palla sul secondo palo con Pandolfi, che è saltato più in alto di tutti e ha beffato Pignacelli, che è rimasto praticamente immobile. Dunque 1-0 per il Cittadella, ci sono adesso questo finale che difficilmente per il Palermo che abbiamo visto, insomma, potrà riservare sorprese. Non si ricomincia ancora, Brunori chiede quanto tempo c'è, l'arbitro sta spiegando a Brunori quanto rimane, ci sono le proteste da parte di ci sono le proteste da parte di Brunori perché si è perso ovviamente tempo, certo, vediamo se si riprende adesso. Non ha indicato altro l'arbitro, almeno non l'ho visto io, vediamo se riesce a creare una 3 minuti ha dato Giovanni. 3 minuti ha dato, perfetto. Dai, 3 minuti potrebbero essere provvidenziali. Siamo ancora a 3 minuti, il pallone è buttato in avanti da Lucioni, subito recuperato però dal Cittadella che prova ad affondare ancora sulla destra, adesso c'è ancora Pandolfi mette in mezzo. Ci hanno preso coraggio. L'intervento ora, di Lucioni. È già da un po'. Che hanno preso coraggio, sì, abbiamo fatto il pallone a Pignacelli, prova a partire adesso Valente. I fischi del pubblico, Valente verso Mancuso, che non riesce a controllarla. Ci sono fischi del pubblico quando il Palermo attacca, pensate un po' la situazione qual è. Io immagino che arriverà una serva di fischi al termine di questa partita per i giocatori del Palermo, perché è stata veramente una partita brutta, giocata male. E adesso c'è un altro fallo a ridosso dell'area di rigore del Cittadella, dicevo, è stata una partita brutta, giocata male, non dico che il Palermo ha meritato di perderla, perché non è che il Cittadella abbia fatto chissà che cosa, però l'ho detto poco fa, la sensazione era che il Cittadella fosse più brillante, ne avesse di più, più lucido anche negli ultimi minuti. Il Palermo ha creato una sola situazione favorevole in questo secondo tempo, per modo di dire favorevole, perché poi sto cercando, praticamente non è che abbia tirato il Palermo in porta nel secondo tempo, che lo abbia fatto pochissimo. Le uniche due situazioni all'inizio della partita con Insigne che ha incerticato un po' sul pallone, e poi nel finale sempre con Insigne che non è riuscito a battere, perché Murato sul campanile, Koulibaly ha fatto una buona situazione. Palla lunga adesso a cercare Brunori ancora, si continua a giocare, Lucioni va a recuperare palla, finisce giù, c'è fallo, calcio di punizione, forse un'ultima chance per evitare la sconfitta per il Palermo. Intanto si alza un toro, Corini vattene via. Addio. E finisce qui la partita. Finisce qui la partita. Fischia tutto il Barbera. Sentiamo, Palermo sconfitto in casa per la terza volta in questa stagione. Spreca una grande chance per portarsi
avvicinarsi quantomeno al Parma, che sta perdendo 3-2 al Lecco, e tenere il passo del Venezia, invece rimane a quota 23, sarebbe avvicinato a 26, invece rimane a 23, è una sconfitta, un'altra sconfitta questa che fa male. Adesso c'è la sosta, bisognerà anche attenzionare ovviamente la posizione della città nei confronti dello staff tecnico di Corini. Finora non abbiamo mai avuto la sensazione che Corini potesse essere sulla graticola, però dopo questa sconfitta insomma un minimo di dubbio viene. Intanto la squadra va a prendersi fischi del pubblico sotto la curva nord. È bello giocare a Palermo, è bello quando vinci, no, però rido quando perché le cose vanno male l'atmosfera diventa ovviamente pesante. Loro vanno in questo caso sotto la con 18.000 persone che urlano e fischiano all'indirizzo dei giocatori. Palermo dunque che incassa la terza sconfitta, i giocatori che vanno sotto la curva a prendere insulti e fischi da parte dei tifosi. Io direi di chiudere qui il nostro collegamento e ci ritroviamo tra poco ovviamente per le interviste in diretta. Grazie Giovanni, sentiamo poi cosa avrà da dire Corini. Mi spiace averti fatto vivere questo momento tragico, Totò, della nostra trasmissione, cioè veramente viene quasi da sorridere perché questa sconfitta non ce l'aspettavamo, ma così come non ci aspettavamo neanche quella con il Lecco o quel pareggio al 104esimo con lo Spezia, e possiamo andare ancora indietro. Vuoi fare un piccolo commentino, visto che comunque ti ritrovi, tu parli, sei qui per parlare della maratona, però hai sentito anche questi fischi sonori dello stadio, cosa ti viene da dire? Dispiace, devo dirti che dispiace, dico, anche non l'ho vista la partita, l'ho solo sentita, sì. Perciò tecnicamente non mi potrei esprimere, certo. Però ripeto, i tifosi sono, come dire, te la fanno pagare. Però io sono pronti, ripeto, ad osannarti quando vanno bene le cose, ecco. Bravo. Ho detto poc'anzi, ho fatto una battuta, abbiamo 30.000 tecnici, 30.000 allenatori all'impianto, sì. Allo stadio. Io direi fate fare a Corini, fatelo lavorare, fate fare alla squadra, andate avanti. Guarda, non vogliono sentirti in questo momento, secondo me. Ahimè. Senti, però ahimè. Vogliono vederti e partecipare anche alla gara di domenica, e quindi ricordiamo che è gran parte delle strade del centro. Vogliamo fare una carrellata velocissima sulle strade che saranno interessate della maratona? Assolutamente sì. Partenza piazza Ruggero VII, sarebbe essere piazza Politeame, piazza Castelnuovo, sì. Tutta la via Libertà e poi entreranno in Favorita per fare il circuito all'interno del parco della Favorita, attraversando la Palazzina Cinese, Villa Niscemi, sì. E poi ritorneranno in città e andranno verso il centro, cioè via Ruggero VII, via Cavour, via Roma, via Duca della Vertura, attraversando i quattro canti di città, Porta Nuova, Corso Vittorio Emanuele, ed entreranno dentro il Palazzo Reale, da Piazza Indipendenza, usciranno nuovamente, scenderanno per Corso Vittorio Emanuele, via Maqueda, via Torino, via Roma, ritorneranno sempre su via Roma e via Cavour, via Ruggero VII, attorno al Teatro Politeama. Questo è un percorso di 21 chilometri, da ripetere due volte per un totale di 42. Bellissimo, va bene, seguiremo tutti, buon lavoro Totò. Sicuramente riusciremo a consolarci con la maratona da questa mara sconfitta che adesso andiamo a commentare. Grazie, ciao. Me lo auguro. Grazie Cinzia, grazie a tutti. Ciao, alla disponibilità. Allora, intanto ringraziamo Daniele Tomaselli che ha curato la parte tecnica di RGS. Noi adesso ci scolleghiamo dalla radio, il nostro appuntamento continuerà solo su TGS per il post partita, in cui andremo a sentire i commenti dei nostri ospiti. Partirei da Alessandra, che è stata così testimone nel nostro studio di questa sconfitta. Ma ti è arrivato qualche messaggio da parte del fratello, di papà? No, allora io nel frattempo li attendevo da parte di
amici che sono in stadio, sì. Tra l'altro uno dei quali ha avuto il bimbo che è sceso in campo. Ah, ok, uno di quei bambini, esatto, che abbiamo visto in campo all'inizio. Esattamente, ma era super preso, per cui non mi dava molta, sì, molta, sì, corda. È stata effettivamente una partita molto sofferta, emozionante, però non purtroppo nell'esito positivo dell'emozione. Certo. No? Mi sarebbe piaciuto essere qua e avere un finale diverso. Normalmente, come diceva Toto prima, quando io vengo a vedere quelle rare volte che vengo a vedere il Palermo, porto fortuna. Mannaggia. E invece stavolta non ha funzionato. Beh, sai, lo sai, purtroppo la fortuna da sola non basta. No, Alessandra, non basta. No, del resto non basta, ci vuole dell'altro, ci, sì, vuole dell'altro, ci vuole il gioco se scendi in campo, e quello non si è visto. Peccato. Allora facciamo subito una brevissima pausa, al rientro andiamo da Gabriele Messina e poi il giro dei nostri ospiti per il commento finale. Da Piazza è arrivato il Black Friday con offerte imperdibili. 10 lampade LED e 27, 5,99€. Disgorgante Melt, 3,30€. Pulisci muffa disinfettante, 4,30€. Smalto all'acqua, 750 ml, 8,99€. Coprivatere in legno universale, 11,99€. Piazza, Corso Tucori 179F, Palermo. Dia la patente, per favore. È sua l'auto? Sì, è mia. Ma non gliela presta. Mi scusi? Non c'è bisogno di scusarsi, non può comunque prenderla. Riparti con i vantaggi Citroen di ottobre. Citroen C3 da 99 euro al mese. Inizi a pagarla dal 2024. Minniti Glass & Components. Soluzioni per l'edilizia e per l'arredo interni. Realizzazione e installazione vetri isolanti, termici, decorati, specchi. Realizzazione e installazione box ducci. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Minniti, la trasparenza, il nostro mestiere. Ecco, siamo nuovamente in diretta per il post partita, assolutamente infelice, abbiamo sentito i numerosissimi fischi, c'erano tutti presenti al Barbera che fischiavano contro la squadra e che ovviamente andavano contro il tecnico Corini. Adesso ti chiedo, Umberto, sta prendendo appunti, sta scrivendo tantissimo, un fiume in piena, il commento finale. La relazione finale come faccio di solito. Sì, 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 appunto, c'è tanto da dire probabilmente, ma ti chiedo, è una risposta veloce, poi ci torno su di te. Proprio sul finire dal Barbera, Giovanni Di Marco diceva: mai come adesso sento in bilico Corini. Tu che sì, dici? Perché si è alzato. Ma Pietro è scappato. Noi con Giovanni, sì, in diretta sentivamo in sottofondo, sì, i tifosi che dicevano appunto Corini via, Corini via. E quindi mentre prima era rimasta la vittoria di mercoledì, sì, ha un po' smorzato, rimane sempre una parte di tifoseria che tende a difendere l'allenatore perché gli, sì, dà le dovute, uh-huh, attenzioni e gli dà gli alibi che di solito si costruiscono in questi casi. Però la gente ha perso la pazienza, perché, esatto, è un Palermo. Senti, io andrei subito da Pietro Adragna, che praticamente, sì, è fuggito dallo stadio. Pietro? È un volto nero. Ciao cara Cinzia, ecco, ciao ragazzi. Sei scappato, avevi voglia di fuggire via da quello stadio? No, guarda, sinceramente sono effettivamente scappato dopo il gol del Cittadella. Oggi è una prestazione che le cose vanno definite con gli aggettivi corretti. Oggi è stata una prestazione penosa, indegna, e non ci sono attenuanti per nessuno. Ora, io sono sempre stato indulgente con Eugenio Corini, è un nostro simbolo, una nostra bandiera, ed è fuori di discussione che sia uno dei pezzi di storia da esporre nel nostro museo. Però il Corini allenatore oggi ha definitivamente fallito. Credo che con tutte le modalità che si possano immaginare esistano nel City Group, se questa squadra quest'anno vuole provare a salire, lo deve fare senza questo allenatore. È dolorosissimo per me ammetterlo, ma è così. In più, anche trasmessa nel Colscia,
o conferma che questo sia uno spogliatoio devastato, che ci sia qualche cosa che è successo paradossalmente dopo lo Spezia, non so dipeso da che cosa, che abbia rotto ogni equilibrio, perché questa è una squadra che, per come l'abbiamo vista oggi e nelle ultime partite, io sono stato anche in trasferta a Genova con la Sampdoria, a partire da Lecco in avanti, ha offerto azioni da squadra che non è in grado di salvarsi. Quindi qualcosa va fatto. Se il Citigroup mettendoci questa sosta, lo dico questa volta senza l'emozione del momento e di questa tegna, mentre credo che bisogna passare dal cambio dell'allenatore, dopodiché fare delle valutazioni sugli uomini, perché questa è una squadra che dovrebbe essere cambiata per... È duro, ovviamente, Pietro Adragna, e dice anche, ci ha tenuto a sottolineare, non è l'emozione del momento, no? Sono delle cose proprio studiate e dette con lucidità. Dici, Pietro, sei lucido in questo momento nelle tue dichiarazioni? Sì, assolutamente sì, perché anche dopo la partita col Brescia abbiamo tutti convenuto che, insomma, da salvare ci fosse soltanto il risultato. E oggi, se la squadra avesse dato continuità con i risultati e con un briciolo di prestazione, invece questa è una squadra che è scollata tra di essa ed è scollata totalmente a questo punto, perché non voglio dire che ci abbia giocato contro, ma certamente non è una squadra che ha una sintonia con Corini, e a questo punto è palese. Io ho avuto netta la sensazione negli ultimi minuti che l'uomo di maggiore esperienza e lucidità, Lucioni, fosse chiaramente e lucidamente indirizzato verso sperare che questa partita finisse. Io lo dicevo ai miei compagni di stadio, perché questa è una partita che si poteva solo perdere, mai vincere, poteva durare 100 anni e la porta del Palermo essere murata, sarebbe finita 0-0. Questa è una squadra che ha bisogno di uno shock elettrico. C'è anche da dire che ci sono dei giocatori, Brunori in testa, che non stanno rendendo minimamente come l'attese. È la prima mossa da fare, visto che ci sono 15 giorni di sosta prima di andare a Terni, è inevitabilmente cambiare allenatore. Tra l'altro, la rimodulazione dei termini contrattuali, per cui anche allenatori esonerati possono, se esonerati prima di dicembre, ritornare in ballo, credo che costringa questa società, anche fuori dai suoi standard di operatività, a ragionare in questi termini. Lo dico con un dolore feroce, perché il mio amore per Corini e per quello che rappresenta per Palermo è incredibile. La mia gioia nel farlo diventare Pietro, il nostro guardiola. Aspetta un attimo. Sarebbe... Ecco, c'è Calaiò che mi dice... Mi piacerebbe, visto Calaiò che stava citando appunto di questi allenatori... Vuoi fare qualche nome di allenatori che vorresti raggiungessero Palermo? Ma secondo me, per una serie di motivi, uno dei più indicati, certamente, ed è libero a prescindere, sarebbe Iachini, ma anche Ballardini, che è stato esonerato dalla Cremonese, mi sembra un profilo assolutamente adatto, forse anche più di Iachini rispetto a quelle che sono le valutazioni del Citigroup come modulo di gioco, come tipologia di allenatore, per poter prendere, diciamo, in mano questa squadra. Io però sono terrorizzato, perché veramente questo andazzo mi terrorizza, dall'idea che questa società sia talmente forte da voler dimostrare che il suo schema mentale non è cambia. Così prevalente rispetto a tutto, anch'io che penso. Non farà penso. Nulla. E questa è una cosa che mi terrorizza. Allora, punto. Anch'io penso così, e mi sorprenderei se invece dovesse decidere di cambiare allenatore. Ecco, questo temo anch'io. Ecco. Ok, Pietro, noi ti ringraziamo. Adesso cosa fai? Grazie mille a voi. Fai qualcosa che ti possa rilassare, non ci pensare a questa sconfitta. Sì, ora mi affogo di cannoni. Senti, guarda, perché ho bisogno di un po' di dolce. Senti il cus che ha fatto, me lo chiede Calaiò. Almeno noi abbiamo vinto, ecco. Dai. Se non altro il cus è riuscito a vincere oggi. Dai, una bella soddisfazione. Ma non basta. Grazie. Lasciamoci così con un sorriso, Pietro. Ciao. Allora, andiamo da Samaritano, sentiamo il commento di Samaritano, che è collegato con noi. Sono qui, mi sentite? Sì, sì, sì. Ecco, che dire, dico, mi dispiace profondamente, perché sembrava tutto perfetto. Corini che torna a Palermo, che ha rappresentato tantissimo per questa città, una squadra composta da bravissimi giocatori, però ripeto e concludo con quello che penso e che ho detto, manca ancora l'amalgama, manca la cosa più importante in una
squadra. Veramente spero che se ne sia reso conto, e i tifosi che hanno seguito, accompagnato con moltissimo, con tutta la passione che solo i tifosi palermitani come pochi sanno fare, e che non meritano queste cose, queste sconfitte. Grazie a Samaritano. Adesso andiamo da Gabriele Messina e poi c'è David Maiorca, che è rimasto a Roma, non ha fatto la sua trasferta. Ciao, grazie. Intanto Gabriele. Ma guarda Cinzia, a leggere i messaggi mi sembra di sentire tutti i fischi che poco fa arrivavano dal Barbera. Ci scrive Tony, dice scandalosi, non c'è un briciolo di idea. Poi ancora Gaetano, stiamo assistendo a un mesto spettacolo di Serie C, niente mordente e agonismo. Filippo, ogni partita che facciamo è peggio della precedente, ormai si è capito che non vogliono più Corini. Non meritiamo questo noi tifosi. Poi ancora è assurdo, in 94 minuti il Palermo non ha mai tirato in porta, non c'è gioco, non ci sono schemi, è una follia tenere questo allenatore, Palermo non merita Corini. Squadra deludente, Corini e qualche giocatore via, ci scrive Gianni. Ancora Giacomo da Caltanissetta, non capisco cosa aspetti il Palermo a cambiare allenatore, ci sarebbe libero Beppe Iachini che è l'Antonio Conte della Serie B. Un altro messaggio ci arriva da Giuseppe, dice siamo sempre noi tifosi che vediamo un'altra partita rispetto a Corini, la dirigenza dov'è? Aspetta che finiamo in zona retrocessione per dare una svolta. Poi ancora squadra noiosa, scontato il gioco, poche idee, schemi sempre uguali, scrive Luigi Ciotta. Una vergogna, nessun tiro in porta, se non va via Corini questa squadra non vede vittorie, il messaggio che ci scrive Giovanni Cane, e veramente sono tantissimi. Un altro messaggio ce lo manda Fabio, dice dopo Modena pensavamo di aver vinto il campionato, e ancora fino a quando ci sarà Corini allenatore il Palermo non potrà fare salto di qualità, ci scrive Luciano Frasca. Poi un altro messaggio ci arriva da Elio, unica soluzione via Corini, addirittura c'è chi dice ma dov'è finito Baldini. Insomma, sicuramente la scaricano sull'allenatore, ma anche i giocatori hanno le loro colpe. Chiudiamo anche con i risultati dagli altri campi, perché è finita l'ultima partita, che era proprio Lecco Parma, che si è conclusa 3-2 per la squadra di casa, quindi ulteriore occasione mancata per il rosanero. Vince 3-0 la Cremonese in casa del Brescia, e poi finisce in pareggio la sfida fra Spezia e Ternana 2-2 al 90. Allora vediamo questa classifica adesso, che cosa ci suggerisce? Sì, Cinzia, Parma che guida la classifica a 29 punti, segue il Venezia a 27, poi 23 punti per il Palermo al terzo posto, occhio perché la Cremonese e il Modena sono subito dietro con 22 punti, a seguire Como e Catanzaro con 21, Cosenza e Cittadella a 19 punti in zona playoff, e poi seguono Bari, Pisa, Suttirol e Reggiana per andare sempre giù verso la zona playout, dove in sostanza è cambiato veramente poco, perché il Lecco, sia Lecco che Spezia e Ternana, pur diciamo avendo comunque capitalizzato 3 punti in Lecco e 1 punto per parte Spezia e Ternana, rimangono in zona playout. Ok, grazie Gabriele. Andiamo da David Maiorca. David, buonasera a tutti. Buonasera Davide. Chiaramente c'è molta delusione. Io sentivo poco fa la Pietro, persona appunto Pietro. Sì, che parlava della maratona, no? Ah sì, ma qui non è che siamo tutti allenatori, perché lui giustamente si occupa di atletica, non so, faccio una battuta. Però ecco, chi vede il Palermo costantemente in queste 53 mi pare partite, non ha mai insomma intravisto un gioco capace di poter far immaginare insomma un salto di qualità, di poter ambire a certi palcoscenici. È inutile che ci diciamo sempre le stesse cose, sicuramente è improbabile che una squadra scusa comunque... David, andiamo al Barbera. C'è Gorini. Sì. Male. Non hanno cambiato tantissimi giocatori, quindi stati bravi a reggere il primo tempo. Il primo tempo non abbiamo fatto bene, soprattutto in fase di possesso palla. Secondo tempo invece siamo cresciuti, e poi alla fine, gli ultimi 20 minuti, come dice lei, io credo che la vittoria sia meritata, perché abbiamo cercato di creare più occasioni, abbiamo avuto più occasioni, più nitide rispetto al Palermo, e quindi insomma per una volta è andata bene che non abbiamo preso gol alla fine, ma siamo riusciti a farlo, quindi
sono tre punti molto pesanti e niente, dobbiamo continuare a lavorare. Parla di calo fisico, ma il Palermo dai cambi non c'era più di testa, potrebbe essere un calo di tensione perché i cambi sembrano aver scompaginato una squadra che fino a quel momento reggeva e voi avete alzato subito il baricentro. Ma sì, poi può essere anche che i cambi siano stati dettati da comunque da condizioni. Koulibaly comunque era un po' che non giocava, aveva problemi, aveva crampi, quindi credo che Corini abbia fatto le sue scelte in base anche alle situazioni fisiche e alla situazione fisica dei suoi giocatori, come le ho fatte io. Chiaro che noi avevamo probabilmente un po' di freschezza in più rispetto al Palermo e siamo stati bravi a sfruttarla. È stato il Palermo che si aspettava di incontrare o siete stati sorpresi di vedere questo Palermo stasera? No, mi aspettavo questo, l'abbiamo studiato, l'abbiamo analizzato, il Palermo è una squadra forte, il primo tempo ci ha messo in difficoltà, anche se non ha creato grossissime palle da gol, però nel possesso palla è stato superiore e ci ha fatto correre un po' troppo rispetto a quello che avevamo preparato. Poi è chiaro che quando abbiamo avuto la palla noi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto poco e non abbiamo fatto quello che avevamo preparato e quindi abbiamo sofferto. Sono stati bravi a soffrire e poi secondo tempo siamo usciti da distanza. La sensazione degli applausi ricevuti. I primi sono stati quasi, diciamo, di scherno nei confronti del Palermo. Cioè i fischi al Palermo, applauso al Cittadella che ha fatto gol. Ma poi siete usciti tra gli applausi. Beh, fa piacere. Fa sempre piacere uscire tra gli applausi, soprattutto se è di un pubblico di casa. Quindi quando giochi fuori casa e ricevi gli applausi comunque del pubblico di casa, vuol dire che qualcosa di buono hai fatto, ma... In realtà è una Cittadella è una realtà importante di questa Serie B ormai. Il nostro modo di lavorare, forse noi siamo una squadra simpatica proprio perché riusciamo a lavorare, riusciamo, ci tiriamo sulle maniche, magari otteniamo anche alle volte di più di quello che sulla carta possiamo fare e questo credo sia apprezzato dalla gente. Io credo che gli applausi del Palermo siano dovuti a questo anche. A proposito dei suoi tifosi invece che si sono fatti un bel viaggio per venire qui a Palermo. Sono stati bravi veramente, credo che torneranno a casa felici, credo che ne sia valsa la pena, però i nostri tifosi non possiamo dire niente, anche se alle volte vengono in trasferta, cioè vengono in trasferta, si fanno migliaia di chilometri, quindi faccio veramente un applauso e questa vittoria è anche dedicata a loro che comunque insomma tornano a casa felici come noi. Grazie. Grazie. Microfono. Meno stile Cittadella, dicevo prima, mentre parlava Gorini, e Gorini l'aveva detto anche in conferenza stampa, attenzione, questa è una squadra che non molla mai e lo ha dimostrato nelle precedenti partite, fino alla fine è in grado di ribaltare il risultato e questo è stato. Sì, quello che ci ha detto del Cittadella da inizio anno, sì. Sì. È quello che è stato di fatto il Cittadella negli ultimi anni, anche Gorini l'ha detto, insomma, ormai sì. Sono una realtà importante, lo diceva all'inizio, 10-11 anni consecutivi di B, 2-3 volte nei playoff, addirittura una finale playoff per là, per un paese di appena 25.000 abitanti sostanzialmente, sì. Perché Cittadella è veramente un buco, sì, sì. Vicino Bassano del Grappa, non è neanche capoluoghi di provincia, però ecco c'ha una proprietà vicino alle spalle. Vicino a Castelfranco Veneto credo, sì, che tra, proprio, un vicino proprio Bassano del, sì, Grappa, proprio vicinissimo. E quindi da questo punto di vista loro hanno tutte le carte in regola per poter lavorare in pace, sviluppare il loro lavoro, avere, sì, un'idea che è improntata appunto sul 4-3-1, una valorizzazione dei giocatori e chiaramente anche i calciatori che stanno lì da una vita. Io ricordo Iori, sino, sì, all'anno scorso, per 12 anni è stato il capitano del Cittadella, quindi c'è un senso di appartenenza. Senti, non ci credeva nemmeno Gorini alla vittoria, cioè, no, sono piacevolmente soddisfatti. No, non credo, perché lui magari all'inizio no, però il Cittadella è stata brava, sì, perché mano a mano che andava finendo la partita stava venendo su, aveva più birra in corpo, si è visto un Palermo un po' slegato, anche i cambi non gli hanno dato nessun effetto e quindi il Cittadella poi ha cominciato a crederci, certo, perché è stata pericolosa. Ecco perché lui dice, secondo me gli ultimi 20-25 minuti ci hanno creduto di più, alla fine il gol non l'hanno trovato. Anche Giovanni, cosa gli vuoi dire dal Barbera, cosa lo vedevamo anche noi appunto attraverso la partita in TV, insomma devo dire che quello che non avrebbe mai immaginato Gorini è di uscire con tra gli applausi del pubblico del Barbera, è quello veramente inimmaginabile secondo me. Io ho interrotto prima David Maiorca, adesso non so, lui è a Roma in questo momento, non so se è tornato a collegarsi con noi in attesa di sentire Corini. Se ti tolgo nuovamente la linea perché arriva Corini, dimmi David.
Ma molto rapidamente stavo dicendo che è troppo improbabile questo onero di Corinthians per come ragiona un po' il City Group, quando la squadra comunque è ancora al terzo posto. Certo, ma la storia che cosa ci dice, Calaiò? Allenatori esonerati voi dalla vostra memoria, mentre erano al terzo posto, ce ne sono stati? Sì, ce ne sono stati, di solito se devi fare in Serie A, in Serie B o ovunque. Anche in Serie B? Sì, anche in Serie B. C'è da dire che di solito quando si vengono prese queste decisioni vengono prese perché c'è appunto magari una sosta e quindi c'ha la possibilità l'allenatore nuovo di poter lavorare anche con la squadra. Ah, okay. Condivido questo pensiero anche se mi rimane un pelo di incertezza, o perlomeno penso che Gardini, Bigon, Leandro e insieme a tutto il gruppo di lavoro gli porterà questi 15 giorni un'analisi molto molto approfondita di questo Palermo, perché è un Palermo che non ha completamente sfruttato le 4 partite interne, cioè con questa sconfitta 4 partite, 4 punti, c'è una vittoria col Brescia, un bottino magrissimo, fatta più di una giocata sostanzialmente, perché anche lì io infatti ho scritto che per esempio mi è sembrata ancora un po' contratta, cioè si vede che la squadra ancora non è non è riuscita a recuperare quello che Corini diceva di aver perso nel proprio tragitto, quindi magari il pareggio di Spezia che avrebbe potuto anzi dargli qualche cosa, invece ha perso qualcosa. Aspetta, facciamo concludere David che aspetta da un po'. Sì, chiudo ragazzi, vi dico questo, pure io penso che è una riflessione sicuramente vada fatta nella società, però ecco, non vado oltre perché la delusione in questo momento è molto forte. Un saluto a tutti, ciao Cinzia, ciao David, grazie per questo collegamento. Allora vediamo lo scoramento che c'è nel volto di chi sostiene sempre comunque questa squadra. Cinzia, allora io probabilmente anche domani poi ne approfondiremo di questa cosa. Ti ricordiamo che domani sera c'è TGS Studio Sport con Giovanni Di Marco e con Umberto Calaiò e con l'ospite 40, in studio. Sì, 21:40 affronteremo questo argomento, perché io dico è vero che il Palermo potrebbe non giocare bene, ma deve portare punti. Cioè nel senso, è un po' il discorso del cortomuso di Allegri, no? Dice, non gioca di qua di là, però lui no, è solido, non prende e poi magari ti fa il golletto. È un po' quello che abbiamo visto a Brescia. Brutto, ma vincente. Ora dico, se noi dobbiamo, anche per obiettivi, stare sempre dentro i primi 4 posti, no? È questo l'obiettivo che si è posto il Palermo, significa che comunque devi arrivare a fare una volata per poterci andare diretto, non significa che devi stare al 4° posto anche all'ultima giornata, devi stare nel gruppo di quelle 3-4 squadre che provano a vincere il campionato. E quindi, allora dico, bene, se tu a quel punto hai quell'obiettivo, non puoi fare una prestazione di questo tipo, non puoi fare prestazioni come le precedenti e non portando soprattutto a casa un risultato. Allora a me mi sta bene che tu giochi dietro e magari sfrutti qualche occasione davanti, perché comunque hai degli interpreti che potrebbero crearti la giocata. Ma se tu vuoi invece costruire perché pensi che voglia partire dal basso, sei un giocatore moderno, devi fare vedere qualcosa. Certo, quindi certo. O fai vedere qualcosa e porti a casa dei punti per gli obiettivi, ma lì dove tu non puoi, non stai proponendo quelle cose, non so perché, lui lo saprà, analizzeranno loro, ma quello che noi vediamo non è uno sviluppo di un 4-3-3, 4-2-3-1, giocato magari corto, verticale, bello, rapido, con gli esterni che puntano l'uomo, con le combinazioni strette, non si vede nulla. Cioè io sinceramente è una partita, questa ma anche quella del Brescia, dove abbiamo detto brutta e vincente. Questa è brutta, proprio, quella era brutta, sporca, cattiva. No, questa brutta, è brutta, sporca, cattiva e perdente. È perdente che è veramente l'aggravante. Va bene, siamo in attesa di collegarci con la Mix Zone del Barbera e sentire le parole di... Ma Corini non può arrivare, l'Anna deve arrivare. Dovrebbe ecco, arrivare l'Anna, esatto. Corini, ricordiamo, è squalificato. Io prima ho detto Carini, ma ovviamente ho sbagliato, quindi dovrebbe arrivare l'Anna. Nel Vediamo frattempo vorrei ricordare...
ancora faccia, perché anche sul discorso Brunori. Sì, vorrei ricordare, perché poi ci saluteremo dopo aver sentito Corini, vorrei ricordare un bel progetto di cui fa parte Alessandra Salerno insieme a Paride Benassai e Marcello Manderucci, che è La Lingua Madre. Spero che questo spettacolo possiate portarlo tanto in giro, perché io ho visto la seconda sì, replica, sì, esatto, che portavate la in giro replica. E ho riso tantissimo, e parliamo di risata oggi, dove veramente se parliamo di calcio c'è poco da ridere. Avete in programma altri spettacoli, così invitiamo anche Calaiò. Sì, allora stiamo definendo altre date, assolutamente a cavallo tra il periodo di natalizio e il 2024. Dobbiamo aspettare ancora sì, un po'. Sì, anche perché nel frattempo ognuno di noi ha il proprio progetto. Marcello sta uscendo col proprio disco, io ho il progetto gospel e l'orchestra. Sì. Paride con Leonardo. A teatro. E quindi dovete trovare un momento in cui potete riunirvi, e non vi perdete questo spettacolo. No, seguite loro attraverso i social e avrete tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per vederle. Allora torniamo a parlare di Palermo. Io credo che ci sarà tanto da commentare, sentiremo veramente di tutto e di più dopo questa sconfitta. Commentare veramente ci sarà poco, perché non abbiamo visto uno spettacolo per il quale puoi avere tanta cronaca. Ma commentare tutto il resto, tutto quello che sta attorno. Tantissimo. Nel frattempo c'è Giovanni collegato. Tantissimo, assolutamente. No, più che altro per dirvi, insomma, che non vediamo all'orizzonte l'arrivo di nessuno. Sì, sì, sì. Non c'è stato comunicato nulla. Sì. Abbiamo visto uscire soltanto i 3 giocatori che oggi non erano in distinta perché infortunati. C'è Caroni, Vasic e Di Francesco. Poco fa abbiamo intervistato anche il presidente Mirri, che di solito comunque è qui, che staziona qui, però poi non si sono visti né i dirigenti né lo staff tecnico, né tantomeno gli altri giocatori. Sono chiusi dentro, da quella che poi è la gente, dai commenti. È un momento di riflessione, secondo me, quindi è giusto che ma deve esserci, è ovvio che ci sarà, poi che sia un momento di riflessione che include lo staff tecnico come tutti pensiamo, che lo escludo, questo è un altro paio di maniche che va, diciamo, così visto nei prossimi giorni. Io volevo semplicemente sottolineare il fatto, insomma, che è verosimile che la squadra, lo staff, tutti siano chiusi in questo momento nello spiegatore, perché ci sarà anche un confronto tra di loro al termine di una sconfitta che è molto più pesante di quella del Lecco, perché il Lecco alla fine ha battuto il Pisa, il Palermo, il Parma, facendo anche vedere che non è una squadra così scarsa come si pensava. Questo non giustifica, insomma, la sconfitta interna subita dal Palermo, però in ogni caso, insomma, contro il Lecco avevi fatto gioco, avevi creato, avevi avuto sfortuna, la traversa, un salvataggio, poi un'altra traversa, insomma ci sono state delle situazioni diverse. Oggi onestamente abbiamo visto praticamente un tiro in porta nel primo tempo e poi basta, c'è una partita inguardabile per certi versi, per cui da questo punto di vista si è fatto un passo indietro notevole, e non basta secondo me giustificarlo con il fatto che il Palermo aveva giocato mercoledì, perché altrimenti tutte le squadre che fanno la Champions, la Coppa Europea, non potrebbero giocare nel weekend successivo. Okay. Quindi aspettiamo ancora, vi faccio sapere ovviamente quando tu sei lì per chiudere, insomma, se poi chiamami in causa e io ti dico se così vedo Giovanni, qualcosa domani all'orizzonte. Lo chiamo in caso io, Giovanni, visto che non abbiamo Corini, quantomeno coinvolgiamolo anche nelle... Quindi domani, diceva Cinzia, che ci saranno argomenti, tanti argomenti di cui discutere, e soprattutto proprio perché c'è la sosta, sarà lunga questa doppia settimana, quindi con un accumulo saranno ovviamente 15 giorni di riflessioni ad alta voce da parte dei tifosi e dei tecnici, insomma, quindi che ti volevo dire questo. Intanto, se dallo stadio erano continuate quelle critiche con il Corini via, insomma, quello che avevano sentito, ci sono stati dei fischi al termine della partita per la squadra, che insomma ha attraversato tutti i vari settori, ha preso fischi da tutti, ma questo l'avevamo sottolineato, mentre il Cittadella poi ha lasciato il campo, prima è andato a festeggiare sotto lo spicchio di Curva Sud, dove c'erano i tifosi, le poche decine di tifosi arrivati dal Veneto, e poi uscendo si sono anche soffermati un attimo perché hanno ricevuto l'applauso della Curva Sud. Non è che abbiano fatto una partita spettacolare quelli del Cittadella, però è stato un modo per rimarcare ulteriormente
È stato un modo per marcare ulteriormente come il Cittadella abbia creduto di più nella vittoria, mentre il Palermo, insomma, dopo un primo tempo in cui ha fatto qualcosina, poi si è letteralmente squagliato. Neppure i cambi, come sottolineavate dallo studio, in questa circostanza hanno avuto l'effetto di dare linfa sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista, diciamo, fisico alla squadra. Cioè, di solito l'ingresso di Di Mancuso, dello stesso Segre, che è uno molto dinamico, o di Valente, invece anche lì, insomma, si è visto molto poco. E io pochi minuti prima del gol, in uno degli ultimi collegamenti, ho detto la sensazione è che il Cittadella ne abbia di più. Al collega che avevo accanto, a Valerio Tripi, il collega dell'Ansa che avevo accanto, ho detto: se c'è una squadra che può vincere il Cittadella, si era visto, sbilanciato un attimo di più. Poi è arrivato, perché onestamente adesso sento anche un coro fuori dallo stadio, quindi evidentemente i tifosi organizzati sono fuori dallo stadio, stanno continuando a protestare, a contestare la squadra. E cosa dicono, questo, Giovanni? Che cosa dicono? Io non lo so. Contestano, cioè, contestano la squadra, l'allenatore, contestano la società. Contestano la squadra, immagino. Adesso io non riesco a sentire nemmeno. Va bene. Non riesco a distinguere le parole. Anche le cuffie. Okay. Va bene, però magari datemi un attimo e vado a verificare. Intanto noi siamo quasi per chiudere, mancano veramente pochi minuti. Vorrei andare di nuovo da Gabriele. Noi vogliamo gente che lotta. Noi vogliamo gente che lotta. Questo è l'urlo che sentiamo da qui. Allora aspettiamo qualche altro minuto, andiamo da Gabriele, perché Gabriele ci dice che stanno arrivando tantissimi messaggi. Sì, Cinzia, c'è davvero tanta amarezza nelle parole dei tifosi a casa, ci scrivono in tantissimi, ci scusiamo se non riusciamo veramente a leggerli tutti, ma sono davvero tanti che ci scrivono in questo pomeriggio. Spero che la proprietà abbia visto questa partita, compreso questi deludenti giocatori che non meritano di indossare la nostra gloriosa maglia. Ci scrive Gianni: questo modulo per questi uomini messi in campo non va bene, troppi sbagli sia in difesa, centrocampo e attacco, così non si va da nessuna parte. Poi Matteo: non sono potuto andare allo stadio, ma credetemi, ero consapevole che il Palermo avrebbe perso. Non sono un mago, ma solo un tifoso obiettivo. Questa squadra ha dei seri problemi, sia tecnici che psicologici. Poi ancora, sapete bene, abbiamo i giocatori, non abbiamo un allenatore. Corini sempre esonerato, o scioglimento del contratto. Un motivo ci sarà, non ha la mentalità vincente. Ancora... un altro messaggio ci arriva da Francesco, dice: è veramente vergognoso, il Barbera terra di conquista, qualunque squadra in difficoltà la resuscitiamo, non capisco perché la società insista su Corini, da giocatore grandissimo, da allenatore non ha schemi validi di gioco, deluso e amareggiato. Questo è il messaggio che ci manda Francesco D'Amico. Insomma, è davvero tanta la delusione nelle parole dei nostri tifosi, e vedremo un po' cosa succederà. C'era un ultimo messaggio che volevo leggerti, dice un nostro tifoso, dice: a questo punto ci vorrebbe una dichiarazione della società o un comunicato per capire cosa sta succedendo. Certo, intanto il silenzio credo che sia obbligatorio, Calaiò, in questo momento. Qualsiasi parola va pensata, sbagliato. Esatto. Allora, che debba venire qualcuno in conferenza, è giusto che si vada, non semplicemente per il dovere di cronaca, ma soprattutto anche per... insomma, metterci la faccia, come si suol dire, quindi che ci sia il capitano, che ci sia l'anno, che ci sia il presidente o qualcun altro. Quindi questo a prescindere. E poi, che dire? Ecco Corini. Eccolo. Corini. Andiamo su. Sì, eccoci qua, siamo con Eugenio Corini, diamo il tempo ai colleghi di microfonare il tecnico. Eugenio, intanto ti chiedo come si spiega una prestazione così scialba, poi non so se vuoi aggiungere qualcosa tu di tu. No, abbiamo fatto male. Primo tempo secondo me equilibrato, ma qualsiasi cosa oggi posso dire può essere strumentalizzata. Abbiamo perso una partita che volevamo fare qualcosa di diverso, soprattutto penso il primo tempo è stato anche un discreto primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molta fatica e dunque c'è poco da dire, perché qualsiasi cosa posso dire in questo momento può essere interpretata, c'è sulla grande delusione di aver perso una partita e grande rammarico. Ma come te lo spieghi? Te lo posso chiedere, perché cioè non c'era quella grinta, quella voglia di vincere che abbiamo visto col Brescia. Non è che col Brescia si sia giocato benissimo, però insomma si vedeva che la gente spingeva, la squadra rispondeva. Anche i cambi stessi non sono riusciti a incidere i ragazzi come è successo altre volte. Allora, oggi era una partita dove era ormai la terza in coda una settimana,
qualche energia psicofisica in meno, ho cercato di equilibrare la squadra da questo punto di vista, facendo tre gambi nella formazione iniziale, cercando di lavorarla dentro. Sapevo che avevo qualche giocatore in una condizione non ottimale e sapevo che poteva essere una partita, fra virgolette, non pulitissima dal punto di vista atletico, e lo è stata, contro una squadra che sapevamo che dal punto di vista di intensità e ritmo è una squadra pericolosa. Però secondo me il primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto solo su una punizione laterale, abbiamo provato a giocare. Nel secondo tempo invece la squadra è andata un po' in fatica, ha fatto fatica e purtroppo è arrivata questa sconfitta proprio sul gong finale. Lei avrà sentito, immagino, sia la reazione dei tifosi a fine partita allo stadio che quello che sta succedendo adesso qui fuori, il suo stato d'animo. Ma c'è delusione, come la delusione da parte dei tifosi, li comprendo. Ci sono tante aspettative, c'è tanta volontà di fare bene. Giustamente perdi una partita in casa che poteva alimentare quello che avevamo fatto col Brescia, dare uno strappo, dunque la comprendo perché è la nostra. Di conseguenza, quando lavori devi saper accettare le critiche, devi saper gioire quando le cose vanno bene. Il tifoso giustamente può esprimere le proprie opinioni, dobbiamo accettarle, dobbiamo lavorare, farlo al meglio possibile. È stato sicuramente questa serie di partite non è stata come le sognavamo, perché c'era una situazione sia con le partite casalinghe, dal momento che venivamo dopo Modena non è stato come desideravamo, bisogna prenderne atto, vuol dire che dobbiamo fare meglio, lavorare di più e essere bravi in determinati momenti a portare le cose dove vuoi tu e anche leggere le partite anche quando sei in difficoltà. E oggi una di queste nel secondo tempo dove dovevamo essere bravi a quel punto a far sì che non succedesse l'ultima occasione del Cittadella. Cosa ha detto alla squadra al termine della partita, se siete stati tanto negli spogliatoi, e qual è il prossimo passo adesso? C'è grande delusione, è normale che sia, è normale che dal momento che perdi questa partita, dove c'erano tante aspettative, c'è delusione, ma c'è anche grande voglia, grande energia di poter ripartire. Sicuramente oggi è una giornata bruttissima, un periodo sicuramente non felicissimo, e parlo di questo mese a cavallo tra ottobre e novembre, bisogna prenderne atto e di conseguenza cercare di capire cosa possiamo fare di più sotto tutti i punti di vista. Oggi i risultati non ci hanno premiato e giustamente il tifoso è deluso, e noi dobbiamo subire quello che arriva e lavorare al meglio per far sì che questo trend si inverta quando ricominceremo la prossima gara. La sosta arriva al momento giusto, Eugenio? Arriva perché è un momento particolare, perché i risultati sono stati negativi, perché abbiamo dovuto equilibrare una serie di situazioni di giocatori non al meglio, e sicuramente questo servirà a equilibrare la rosa da questo punto di vista e a recuperare i giocatori anche dal punto di vista atletico meglio di come non stavano in queste gare. Il fatto che la gente continua, insomma, a contestare, li sentiamo anche adesso, il fatto che se la prendono puntualmente con l'allenatore, al di là di tutto, dicevi mi dà fastidio perché non lo meritiamo certe volte, ecco, in questo senso ti crea qualche problema, cioè ti fa lavorare male il fatto di non avere, diciamo così, la tifoseria compatta alle tue spalle? Ma perché funziona così, dico un po' dappertutto, quando fai questo lavoro l'allenatore è sempre in cima, ha delle responsabilità importanti, se le deve assumere, deve saperle gestire, io le comprendo, ma fondamentalmente faccio questo mestiere qualche anno e so cosa vuol dire lavorare sotto pressione, so cosa vuol dire lavorare a Palermo, hanno allenato allenatori molto importanti qua e non è stato facile per nessuno, e di conseguenza da questo punto di vista faccio il mio lavoro al meglio, spingendo la squadra, dando il meglio, prendo atto che i risultati non sono venuti e dunque il primo responsabile, come sempre allenatore, è giusto che si assuma le proprie responsabilità di queste partite che non sono andate come volevamo. Penso che sia una domanda, diciamo, doverosa. Stasera lei si sente in qualche modo in discussione dopo il risultato di oggi? Guarda, è una frase anche qui fatta, l'allenatore è sempre criticato, è sempre in discussione. Io mi concentro sul lavoro, su quello che posso fare quotidianamente, su quello che posso controllare. Ho sempre ragionato così, continuerò a ragionare così, su quello che posso fare per migliorare la squadra e fargli fare i risultati che tutti noi desideriamo. Grazie. Si prende le sue responsabilità Corini, che peraltro, appunto, come lui stesso ha detto, non è che fa da un paio di giorni questo lavoro e quindi, come dire, ha creato una struttura importante anche per sostenere tutte le critiche che lo stanno raggiungendo, sono numerosissime, anche con delle proteste fuori dallo stadio. Brunori, ecco, Cinzia. Proprio facciamo, come dire, l'extra time, sì. Sentiamo anche sì, Brunori. Sentiamolo, sentiamo. Sì, eccoci qua con Matteo Brunori, che giustamente da capitano, insomma, ci mette la faccia al termine di una giornata particolarmente difficile. Cosa succede a questo Palermo? Perché contrariamente a quello che abbiamo visto anche contro il Lecco, ci avete creato tanto, avete lottato tanto, col Brescia avete vinto perché avete voluto vincere una partita non giocata benissimo. Oggi abbiamo visto un Palermo molto spento, Matteo. Ma io penso che oggi ci sono poche cose da dire.
La cosa più che mi preme dire da capitano è che chiediamo scusa alla gente che è venuta allo stadio e che ha seguito il Palermo in televisione. Bisogna farci un esame di coscienza e capire bene i nostri obiettivi, ecco. La cosa principale è chiedere scusa. A differenza dell'ultima volta, forse questa volta la sosta arriva nel momento più opportuno. Ma credo che queste due settimane ci servano più per capire e per guardarci in faccia e dirci le cose, quindi non c'è poco da dire oggi, faccio veramente difficoltà a parlare e comunque a dare una spiegazione a questo risultato. La cosa che mi preme, come ho detto prima, che comunque ci tengo a scusarmi da parte di tutta la squadra, a nome di tutta la squadra per la partita di oggi. Avrei sicuramente sentito i cori qui fuori, anche nei confronti del mister. Com'è l'ambiente al momento negli spogliatoi? Penso che dopo una partita del genere l'ambiente è a terra. Quindi, come ho detto prima, dispiace sentire i cori, però io capisco anche la gente che viene a vedere la partita e vuole vedere un Palermo diverso. Quindi bisogna fare un esame di coscienza, ecco. Uscite ridimensionati da questo quintetto di partite di cui 4 giocate in casa, avete fatto solo 4 punti, secondo te, Matteo, onestamente? Cioè, non ci sono tante spiegazioni a quello, ecco, che è successo specialmente oggi, ma comunque noi andiamo in campo per vincere tutte le partite. Poi ogni partita è a sé e purtroppo non veniamo da un periodo comunque non di sicurezze tra di... che si amalgamo in campo, quindi quando perdi un po' di certezza è normale che si fa viva un po' la paura e questo tra di noi non ci può essere, quindi bisogna riunirci, guardarci negli occhi e superare questo momento di difficoltà da grande squadra, quale siamo, e basta. Appunto sulla testa, perché sembrerebbe essere il problema proprio caratteriale quello vostro ad un certo punto della partita, quindi cercherete di riunire nuovamente tutta la squadra e puntare soprattutto sul carattere, sulla maturità e sulla lucidità mentale. Sicuramente la prima cosa che bisogna fare è mentale, perché comunque quando perdi delle certezze in campo fai fatica anche a fare il passaggio più semplice, quindi C'è da rigirarsi le maniche, chiedere scusa di nuovo e guardare avanti, solamente questo. Grazie. Grazie. Ha lasciato intendere delle cose, Brunori, va risentita attentamente questa intervista. Domani si continuerà con TGS Studio Sport. Intanto ringrazio chi ha lavorato in regia, Pino Caracausi e Marco Mancino, ancora Daniele Tomaselli per la radio. Ringrazio Alessandra Salerno che è stata con noi per tutte queste ore di diretta. Grazie a Umberto Calaiò, che rivedrete domani sera insieme a Giovanni Di Marco. Ciao, con TGS Studio tutti, Sport. Grazie a tutti voi. Umberto. Noi ci vediamo il 26 di novembre. Si tornerà in campo, 15 giorni che speriamo possano veramente servire per ribaltare questa situazione che abbiamo visto oggi pomeriggio, che proprio ci lascia assolutamente un grande senso di amarezza, e si giocherà e si sfiderà la Ternana, si va fuori casa, quindi un'altra partita importante. Grazie a tutti, buona serata.